Ringraziamo questo Consiglio Comunale convocato in forma straordinaria. Passo la parola al segretario per l'appello. Prego. Tosselli. Veronesi. Cacciari. Mingo. Fabri. Balboni. Guaraldi. Parmigiani. Parma. Presente. Albertini. Presente. Galuppi. Presente. Ciaschini. Presente. Tassinari. Mottola. Pirani. Presente. Popoli. Presente. Petastoni. Ghiberti. Presente. Maccaferri. Lodi. Fortini Marco. Cariani. Mattarelli. Malucelli. Partecipano gli assessori Maccaferri, Barbieri e Borgatti. Senza neanche ritornare. Sarà un secondo momento domani sera al Teatro Rosselli
si rappresenterà una pièce teatrale sulla vita di Cesare Montoni, oncologo di fama mondiale e fondatore dell'Istituto Lavanzini. Questa pièce sarà preceduta da un intervento delle nostre ospiti di questa sera del Centro Antiviolenza di Centro di Carrara. Infine, giovedì 1 dicembre, e a questo scopo abbiamo una locandina sul tavolo, tutti quanti, sempre del Centro Domini Giustizia con il patrocinio del Comune, svilupperà una serata a tema dal titolo Storie di vita e violenze contro le donne, letture e approfondimenti che saranno completati da tre testimonianze di vittime della violenza diretta o indiretta. Prima di passare la parola alle nostre relatrici, la dottoressa Zanetti e la dottoressa Pavani, vorrei leggervi una riflessione di una ragazza di Centro che diventa testimonianza. Sembra che lei parli della violenza in generale, in realtà parla di se stessa, che parla di un altro tipo di violenza, quella psicologica. Sussultola, più vigliacca, probabilmente che molte di noi donne abbiamo sperimentato nella vita. Sono poche parole, le leggerò come possono, sono attrice. Comincia così: la violenza sulle donne non è solo botte, la violenza sulle donne non sono solo botte e stupri. La violenza sulle donne non sono solo le botte di stupri, lo stalking che si conclude tragicamente finendo sui giornali. È anche una mano che si trattiene là dove non deve, là dove non vuoi. La violenza è anche una mano che si trattiene e prende uno sfiora, la violenza, laddove ti crea disagio, turbamento, fastidio o repulsione. E poi magari non sai come fare ad allontanarla, perché sei troppo giovane, perché non sei nella posizione di allergia, perché forse ti stai confondendo, perché se parli me lo pagherai, perché fra un po' ti passa, perché anche se si ripete ogni volta, prima o poi ti passerà. Perché tanto è normale così, quindi che ti scambi a fare. La violenza sulle donne quindi sono le botte, gli stupri, lo stalking, la pressione morale e psicologica. La mano che non vuoi o non vuoi. E il silenzio. Il silenzio vigliacco è quello opportunista. Il silenzio di chi sa e tace. Di chi vede e tace. Di chi vede ridacchia e tace. Di chi vede finge che sia normale. Di chi vede pensa per fortuna non è toccato a me. Il silenzio di chi può e dovrebbe fare qualcosa e tuttavia tace. Scusate, ha funzionato. Passo la parola alla dottoressa Elisabetta Pavani, operatrice del Centro di Donne e Giustizia del Consumo del Senato e del Centro Antiviolenza. Buonasera a tutti, innanzitutto i miei ringraziamenti al Comune di Cento per aver permesso e per averci dato questa opportunità al Sindaco Toselli, l'assessore alla pari opportunità Barbieri e al Presidente del Consiglio Veronesi, la Giunta tutta e il pubblico presente in sala. Io sono Elisabetta Pavani e sono operatrice del Centro Donna Giustizia di Ferrara. E quando già da ormai 2 anni abbondanti, poi lascerò la parola alla collega che lavora qui al punto decentrato di Cento. È stato aperto il punto di ascolto antiviolenza qui a Cento. Ho subito pensato, come dire, al grande segno di civiltà e di importanza che il ruolo delle donne questo comune ha voluto dare e che questa giunta ha voluto proseguire. E per questo sono emozionata e sono contenta di essere qui. La tipologia del servizio si basa sull'accoglienza. Sull'accoglienza vuol dire effettuare una serie di colloqui con le donne vittime di violenza, che come diceva giustamente l'assessora non è solamente fisica, perché quella è evidente, forse è più facile denunciarla, ma anche psicologica e economica ed è anche sessuale. Le 4 grandi macro aree tematiche che i centri antiviolenza hanno definito sono queste 4: la fisica, la psicologica, la economica e la sessuale. Il Centro Donna Giustizia opera in rete con la Prefettura di Ferrara, i servizi sociali, il Comune della Provincia e in particolare il Comune di Cento.
e le forze dell'ordine, l'ospedale Sant'Anna e la USL, proprio perché crediamo moltissimo nella prevenzione di questo fenomeno. Quando una donna parla di violenza, della violenza che ha subito, fa sempre molta fatica. Prova un grande senso di vergogna. Voi vi chiederete, ma perché? La vergogna non è sua, è di chi la commette questo ignobile atto. Però in verità succede questo meccanismo psicologico. In realtà si assume il senso di colpa, la paura di avere provocato, la paura di avere sbagliato, perché gli uomini che agiscono violenze e maltrattanti l'agiscono per qualsiasi motivo, perché un bicchiere non era messo al posto giusto, perché magari le cose sono andate male sul lavoro, per mille motivi, ma non c'è mai un motivo per agire violenza, c'è la parola, tantomeno sulla propria partner. È molto difficile nominarla questa parola, è molto difficile riconoscerla, darle un nome, darle una voce, perché crea imbarazzo, perché ti obbliga a prendere la parte della vittima, senza cadere però nella vittimizzazione secondaria. Io non credo, non voglio che le donne che subiscono violenza siano considerate delle poverine, no? Quando magari sentiamo dire a volte poverina. Non sono poverine, sono donne che sono confuse, hanno veramente subito tanto, per cui in quel momento hanno bisogno di una rete e di un centro che le possa accogliere e anche ospitare per rimettere un po' di ordine nella propria vita, per cercare di riprendersi gli spazi che sono perduti, l'isolamento in cui sono cadute, perché la violenza isola. Una delle forme più grosse di violenza psicologica, per esempio, che si attuano nei confronti delle tante donne straniere che abitano questo comune, ma anche questa provincia, è non dare loro la possibilità, per esempio, di imparare la lingua, di potersi muovere, di poter avere accesso alle strutture, ai servizi, non per fare delle discriminazioni. La violenza non conosce nazionalità, non conosce fascia sociale, è trasversale, ma chiaramente le donne straniere sono un po' più in difficoltà proprio perché non hanno, diciamo, le stesse opportunità fin dall'inizio che possono avere le altre donne. L'accoglienza, dicevo, è un lavoro a due, sono i primi colloqui che proprio l'operatrice deve fare per cercare di capire il progetto, che cosa poter fare per quel tipo di donna. Io lavoro al centro Donna Giustizia dal 2002, ne ho viste veramente tante. E che cosa faccio? Prima di tutto cerco di capire i primi bisogni di quella donna, le difficoltà del parlare, la difficoltà anche a volte di parlare con un'operatrice nel massimo rispetto della privacy, perché è difficile raccontare ciò che è avvenuto nella tua relazione di intimità. È difficile raccontare ciò che stai subendo da una persona sulla quale hai investito tutta la tua vita, che è padre dei tuoi figli, partner o marito o coniuge che possa essere. E i colloqui hanno proprio questo scopo, di creare una empatia, che non è una simpatia così, non è un vezzeggiativo, ma è proprio quell'empatia per fare in modo che la donna possa fidarsi, creare quel minimo della relazione reciproca di fiducia, ecco perché siamo tutte donne, non me ne vogliono i signori uomini perché sono preziosissimi anche loro, e non tutto l'universo maschile violento, ci tengo moltissimo a dirlo, per carità, questo è molto importante. Però ecco, il rispecchiamento, il lavoro del rispecchiamento fatto con un'altra donna, in quel momento può aiutare a parlare e a raccontare quello che è successo. Al Centro Donna Giustizia, dopo diversi colloqui che io faccio, è mio dovere, mio compito preciso mettere a contatto con le altre professioniste, le altre colleghe, la consulenza legale, la consulenza psicologica e anche lo sportello di orientamento al lavoro che il Centro Donna Giustizia ha. Ci tengo a dire che abbiamo anche una casa rifugio di indirizzo segreto, poi i numeri e i dati li darà la mia collega Beatrice Zanetti, non voglio prendere neanche troppo tempo, ma il mio ruolo è proprio quello di portare eventualmente anche i servizi sociali e vorrei appunto che non fosse confusa l'accoglienza con l'ospitalità. L'accoglienza è un lavoro che si fa con le donne sul territorio, quindi con la rete, con le donne che vengono messe in rete con i servizi, gli accompagnamenti,
le chiamate al servizio sociale, i colloqui con l'assistente sociale, la rassicurazione alla donna che se denuncia una violenza subita non le verranno tolti i figli, perché c'è ancora questo fantasma che aleggia nelle donne: ma se io denuncio, ma se io parlo, ma se io non ho un lavoro, mi verranno portati via i bambini? No, i bambini non vengono portati via, perché anche gli assistenti sociali sono diventati molto, molto più esperti e molto più sensibili sul tema della violenza contro le donne. Ecco che l'operatrice ha questo ruolo di punto di riferimento, diciamo, per la donna a 360 gradi in tutte le sue sfaccettature. Vorrei dire anche una cosa, che benché noi abbiamo il punto di contatto, di ascolto e di accoglienza qui a Cento, nulla vieta che nessuna donna di questo distretto, per ragioni di comodità, di sicurezza, di lavoro, deve e può rivolgersi al Centro Donna Giustizia di Ferrara. E come? Ci siamo anche per le donne di Cento, se vogliono venire a Ferrara. E, ripeto, non bisogna confondere l'accoglienza con l'ospitalità. L'accoglienza è il lavoro sul territorio. Per fortuna non tutte le donne che decidono di separarsi o di interrompere il circuito e la spirale della violenza devono ricorrere ad un'ospitalità e alla casa di rifugio. L'ospitalità invece è proprio ospitare in una casa rifugio ad indirizzo segreto, e ne abbiamo viste moltissime, di tutte le età, con e senza figli, e possono stare da un periodo minimo di 3 mesi ad un massimo di 6 mesi. Perché è importante dire questo? Perché è importante dare anche dei limiti? Per non fare assistenzialismo. Noi non crediamo nell'assistenzialismo, crediamo invece che le donne debbano diventare sempre più consapevoli di sé e di quello che subiscono, e motivarle alla ricerca di un lavoro, ad un'alfabetizzazione, ai corsi di alfabetizzazione se sono straniere, ma non l'assistenzialismo. Certo, si erogano i sussidi da prima all'inizio, però poi l'obiettivo, con gli sportelli anche di orientamento e di motivazione al lavoro, è quella di reinserirle nel meccanismo produttivo della società, perché questo è quello che deve fare una donna dopo l'isolamento dalla violenza. Bene, io non voglio rubare altro tempo perché sono le 7, meno 7 so che poi è anche la vostra giunta ordinaria. Vi ringrazio davvero tanto. Se avete qualche domanda da fare, naturalmente resto a disposizione, però passo ora la parola alla mia collega Beatrice Zanetti del Gruppo Decentrato di Cento. Grazie ancora. Buonasera a tutti. Non sono una grande oratrice, ho qualche problema a parlare in pubblico, quindi se mi intaccaglio perdonatemi. Allora, il punto di violenza decentrato è stato aperto nell'8 marzo 2015. È stato un progetto, è stato aperto alla fine per concludere, per coronare un progetto che era partito nel 2012, grazie ai fondi regionali, per cui si è cercato di creare una cultura che permettesse il riconoscimento della violenza e ne facilitasse l'emersione, nel senso che molte donne fanno fatica a chiedere aiuto. Quindi questo progetto, che è partito appunto dopo il terremoto del 2012, ha visto impegnati vari operatori, dai servizi sociali, la polizia, i carabinieri, i medici, la psichiatria, in modo tale da cercare di mettere in rete tutta una serie di servizi che sostengano la donna. E è molto importante stare in rete, perché anche un operatore non si deve sentire solo nell'affrontare la situazione, nel cercare di sostenere la donna dall'uscita della violenza. Proprio perché, come diceva la mia collega, già la donna spesso è vittima di un isolamento e bisogna cercare di aiutarla a reintegrarsi nella società, quindi a riprendere tutta una serie di contatti, a riprendere tutta una serie di servizi. Io vi espongo un po' di numeri per cercare di capire, di focalizzare un attimo il fenomeno. Allora, per quanto riguarda i 10 mesi del 2016, quindi dal 1 gennaio al 31 ottobre di quest'anno, le donne che si sono rivolte al centro antiviolenza, questo è un dato generale, cioè sia appunto antiviolenza decentrata qui al centro che il centro, in totale sono 58 quelle provenienti dal distretto ovest, delle quali 33 da Cento, 11 da Poggio Renatico, 5 da Bolleo, 4 da Sant'Agostino, 3 da Vigano e 2 da Mirabello.
58 a 1 euro. Facendo un rapido confronto a partire dal 2014, negli ultimi tre anni, dal 2014 al 2016, sempre sui 10 mesi, quindi dal 1 gennaio al 31 ottobre, c'è stato un incremento. Nel 2014 dal distretto ovest le donne che chiedevano aiuto per uscire dalla situazione di violenza erano 18. Nel 2015 sono aumentate, sono andate più alte, erano 40. Nel 2016 siamo arrivati a 58. Questo non significa che è aumentata la violenza. La violenza purtroppo è presente nella nostra cultura, comunque c'è una disparità di potere che deriva dai tempi antichi, quindi che l'uomo comandava e la donna doveva eseguire, e questa cosa ce la portiamo un po' dietro. Quindi volevo sottolineare che appunto il numero, l'aumento è solo aumentato quelle che riescono a chiedere aiuto, che cercano di uscirne, che riescono a riconoscere la violenza che hanno subito anche per troppi anni e cercare una forma di aiuto. E in questi 10 mesi le donne che sono state accolte in casa rifugio provenienti da Cento e Poggio Renatico sono 4. Quindi questi sono percorsi, le accoglienze in casa rifugio e il diritto segreto sono percorsi di alta protezione, in quanto la donna corre seriamente un pericolo rimanendo a casa con il maltrattante e quindi le mettiamo in sicurezza. Scusate, cambio foglio. Delle 58 donne provenienti dal distretto ovest, sono 28 le donne che hanno avuto accesso tramite il punto di vendita qua sul territorio, proprio perché è stato aperto qua per favorire l'accesso, in quanto alcune donne non hanno la macchina, alcune non hanno la patente, altre non riescono a conciliare lavoro e figli e a trovare anche il tempo di venire fino a Ferrara. Allora, dunque, visto tutto il lavoro che è stato fatto per cercare di costruire e consolidare una rete, delle 28 donne le chiediamo sempre come sono state, come sono venute a conoscenza dell'esistenza del punto antiviolenza 100, e è un dato che siamo riusciti a riscontrare che la maggior parte delle donne che si sono state inviate innanzitutto dalle forze dell'ordine, seguite dai servizi sociali, dagli uffici comunali e dalle scuole. Questo è un indice che il lavoro che è stato fatto per costruire una rete funziona. Seguono psicologi e la psichiatria, e familiari, parenti e amici, quindi comincia a passarsi la voce che c'è questo servizio che può dare una mano alle donne. Delle 28 donne che hanno avuto accesso al punto di violenza qui a 100, 12 sono italiane e 16 sono straniere. Delle straniere, 10 sono provenienti dal Centro Africa, 2 dall'Est Europa, 2 dall'Asia e 2 dal Sud America. Su 28 donne sono 27 quelle che hanno subito violenza. L'uno che è di differenza è una signora che arriva per denunciare la situazione di un'altra donna. Esattamente, delle 28 donne, 21 sono residenti a Cento, 3 a Renazzo, 1 da Corpo Areno, 1 da Buonocompra, 1 da Sant'Agostino e 1 invece fuori provincia. Le fasce di età prevalenti delle donne che si sono rivolte al punto di violenza sono 40-49 è la fascia di età con maggiore frequenza, seguita da 30-39, dopodiché seguono le giovanissime 18-29 e le over 50. Questo dato, il fatto che quelle della fascia 40-49 siano più frequenti, noi lo possiamo spiegare in quanto molte donne arrivano in età matura a chiedere aiuto, in quanto hanno una relazione di lunga durata col maltrattante, che può essere iniziata anche a causa della parità di lavoro, può essere fatta per vari motivi, però spesso sono parecchi gli anni di violenza che una donna subisce prima di riuscire a chiedere aiuto. Delle 27 donne che hanno subito violenza,
27 sono le donne che sono mamme e 50, con 53 figli complessivamente. Di questi sono 38 i minori figli che assistono o subiscono forme di violenza. Questo è molto problematico in quanto la violenza lascia dei segni anche appunto psicologici, non evidenti esteriormente. Quindi è difficile anche aiutare un minore se la mamma non prende il coraggio di uscire dalla situazione. Le fasce prevalenti dei figli sono over 18, proprio per la ragione che spiegavo prima, in quanto se le donne hanno un'età compresa tra i 40 e i 49 anni, hanno dei figli grandi, seguite da 12-17, e seguono 16-11-05 anni, proprio perché generalmente quelle che si decidono hanno già subito tanti anni. Come diceva la mia collega prima, noi usiamo 4 macro categorie per di violenza, quindi violenza psicologica, economica, fisica e sessuale. Dando un po' di numeri, una donna può subire ovviamente più tipi di violenza nell'arco di una relazione, non ce n'è una sola, generalmente sono 2 o 3. Quindi sulle 27 donne che hanno subito violenza, 26 hanno subito violenza psicologica, 19 economica, 17 fisica, 5 sessuale e 1 stalking. Quasi tutte, 26 su 27, hanno subito violenza psicologica. La violenza psicologica è quella più subdola, ma è anche quella più frequente, perché può andare appunto dalle umiliazioni, le denigrazioni, le offese per qualsiasi cosa, il controllo di tutti gli aspetti della vita, l'imposizione su come vestirsi, con chi uscire, con chi non uscire. La violenza psicologica è la più diffusa. Delle 28 donne sono 16 quelle che lavorano e 9 sono quelle disoccupate. Le altre 3 di differenza rientrano tra categorie quali pensionate, casalinghe o anche invalide. Per quanto riguarda il titolo di studio, 10 hanno un diploma, 9 una licenza media, 4 una laurea e 2 una formazione professionale. Questo per dire che la violenza, come diceva prima la mia collega, è trasversale, non guarda in faccia il livello economico, l'occupazione o meno e i titoli di studio. Per 13 donne noi chiediamo loro se reputano il loro reddito sufficiente, insufficiente, inesistente e poi anche il reddito familiare. 14 donne reputano il loro reddito personale sufficiente, 7 insufficiente, 7 inesistente, cioè non hanno un lavoro proprio, e 20 in totale reputano il reddito familiare sufficiente, in 7 insufficiente e 1 non lo so. Il fatto che siano 20 che reputano comunque il reddito familiare sufficiente, questo è spesso perché lavora solo il marito, non c'è l'occupazione di entrambe le figure genitoriali. Dammi un altro po' di numeri. Allora, in questi 10 mesi sono state 2 le donne, 2 i minori accolti in ospitalità in emergenza in albergo. Questo perché per prassi la prima accoglienza, quella in emergenza che arriva tra proprio collo, inviata dall'ospedale, dai carabinieri, viene fatta in D&D in modo tale che intanto la donna è al sicuro, non è a casa col maltrattante e ha tempo di riflettere. Perché spesso alcune donne comunque hanno una rete familiare che può aiutarle, che può sostenerle, magari anche non proprio nello stesso comune, nella stessa città. Quindi qualche giorno in D&D gli permette di stare tranquille e riflettere sui passi successivi. Questo ovviamente sempre con un continuo confronto con l'operatrice, cerchiamo sempre di co-costruire un percorso per l'uscita dalla violenza. In casa rifugio sono state ospitate 3 donne e 6 minori. I minori sono leggermente diversi, ma perché alcune donne magari sono entrate in casa nel 2015, quindi il numero è differente per quello. Nella casa rifugio i giorni di ospitalità complessiva per le donne nel 2016 sono stati 62. Do un paio di numeri sull'autore della violenza. Di 20
27 autori di violenza, 15 sono i mariti, 5 sono conviventi, 2 sono ex, 2 sono figli, 2 sono conoscenti o colleghi e 1 rientra nella categoria amante e fidanzato. Questo perché a fare violenza maggiormente non sono persone sconosciute, sono persone in una relazione intima con la donna. Quindi appunto a maggior con i mariti, conviventi, sono le categorie più numerose. La fascia di età prevalente per quanto riguarda i maltrattanti è quella degli over 50, seguita dalla fascia 30-39, a cui seguono 40-49 e 18-26. Questo perché spesso il marito, il compagno è più grande della donna, per quello che c'è questa leggera differenza. Dei 27 autori di violenza, 13 sono italiani, 10 provengono, i restanti ovviamente provengono da altri paesi, dei quali 10 dall'Africa settentrionale, 2 dall'Asia, 1 dal Sud America e 1 non è stato rilevato. Questo per dire che la violenza c'è, appunto, è trasversale anche alle culture. I numeri parlano chiaro, ma la maggior parte su 27-13 sono italiani, maltrattanti. Appunto, spesso la violenza è subdola, quindi può essere la persona più tranquilla del mondo che sta da fuori, poi in casa non sappiamo mai le dinamiche che ci sono. Vi dico un altro paio di numeri, poi vi lascio. Dal 1 gennaio appunto 2016 al 31 ottobre ho effettuato 113 colloqui personali con le donne servite e 37 telefonici. Di queste 28 donne, 15 hanno chiesto una consulenza legale, in 8 hanno chiesto un percorso psicologico, per due è stato attivato appunto un percorso di ricerca lavoro. E per 13 donne è stato attivato un percorso di ricerca a casa, in quanto spesso venendo via loro il marito, il maltrattante, l'ex compagno rimane nella casa che condividevano. I contatti più numerosi all'interno della rete sono appunto con i servizi sociali con cui costruiamo il progetto insieme alla donna. Soprattutto nel caso in cui ci siano dei minori, appunto il servizio sociale del minore è tenuto a sostenere il minore, a tutelarlo. Quindi cerchiamo di costruire un percorso insieme che spesso prevede l'inserimento nelle scuole, all'asilo, a seconda dell'età del minore e il sostegno della donna nella ricerca lavoro, magari anche con l'attivazione di qualche tirocinio. Io direi che di numeri ne ho già detti abbastanza. Vi ringrazio per l'attenzione. Sì, scusate se non lo sono una grande oratrice. Sì. Prendo la parola 2 minuti per ringraziare anche a nome del sindaco, comunque della città di Cento, Centro Donna e Giustizia, per il lavoro che appunto hanno spiegato anche il consiglio, fanno e svolgono all'interno del territorio, dare atto all'amministrazione precedente di aver fatto una scelta ottima legata al punto di ascolto, come appunto ci ricordava la responsabile del Centro Giustizia Donna, e effettivamente abbiamo sentito stasera anche i numeri sul territorio, scelta giusta nel 2015, appunto scelta confermata anche dalla tua amministrazione, perché credo che sia sicuramente importante fare serate come questa e appunto, come diceva l'assessore, dare anche dei segnali, illuminare la rocca, quindi appunto festeggiare, diciamo, ricordare la giornata sulla violenza sulle donne, ma credo che sia più importante fare sul territorio un determinato tipo di lavoro, perché le giornate, le serate passano, il lavoro rimane, quindi il punto di ascolto, Centro Donna Giustizia, avranno sempre un rapporto importante con l'amministrazione di Cento, con la città di Cento, come l'hanno avuto con la precedente amministrazione, l'avranno anche con questa. È un centro importante che va nella direzione di tutelare le donne.
Quindi grazie del lavoro che svolgete, che fate ogni giorno, e grazie anche ai servizi sociali, perché come effettivamente hanno ricordato è un servizio di rete, è un servizio di squadra, e quindi è importante anche la rete sociale, i servizi sociali che abbiamo sul territorio. Quindi grazie veramente. Segue in seduta ordinaria. Passo la parola al sindaco per le comunicazioni. Sì, una comunicazione che riguarda un importante appuntamento che ci sarà domenica 26 novembre, che è la giornata nazionale della colletta alimentare. Abbiamo chiesto anche ovviamente al Presidente del Consiglio la possibilità di ospitare, proprio per un brevissimo intervento, Roberto Macaferri, che è la referente del Banco Alimentare della zona di centro, che se il Presidente del Consiglio è d'accordo vorrei portare sui tavoli del Consiglio per spiegare anche nel territorio di centro e comunque nel territorio dell'Alto Travese come si svolgerà la colletta alimentare. Faccio presente anche la proposta che è uscita all'interno dei capigruppo di devolvere il gettone di presenza del Consiglio Comunale di questa sera, quindi i consiglieri potranno in maniera assolutamente libera e autonoma fare la scelta, appunto, di dare il gettone a questo importante evento della qualità alimentare. La giunta farà una delibera di giunta dove farà altrettanto, quindi credo che sia importante essere presenti, esserci, dare una mano, e quindi ringrazio anche Roberto Macaferri per tutto il lavoro che fate. Tutto ha un inizio da una frase: condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Questo per me e per la mia vita non è mai stato uno slogan, bensì proprio un'esperienza di vita. Non ho molto da dire, se non una frase di Papa Francesco, che ha detto ai partecipanti al Giubileo degli Operatori di Misericordia 3 settembre 2016 a Piazza San Pietro: non si può distogliere lo sguardo e voltarsi dall'altra parte per non vedere le tante forme di povertà che chiedono misericordia. Non mi stancherò mai di dire che la misericordia di Dio non è una bella idea, ma un'azione concreta. La misericordia non è fare il bene di passaggio, è coinvolgersi lì dove c'è il male, dove c'è la malattia, dove c'è la fame, dove ci sono tanti sfruttamenti umani. La verità della misericordia, infatti, si riscontra nei nostri gesti quotidiani, che rendono visibile l'agire di Dio in mezzo a noi. Voi esprimete il desiderio tra i più belli nel cuore dell'uomo, quello di far sentire amata una persona che soffre. Sabato 26 novembre, davanti ai supermercati della zona, ci saranno i nostri volontari che chiederanno di aderire appunto alla giornata nazionale della colletta alimentare, raccogliendo generi a lunga conservazione. E mi limiterò solamente a dirvi nella zona di centro quali sono le associazioni assistenziali convenzionate gratuitamente alla Fondazione Banco Alimentare, perché tutto ciò che viene raccolto viene comunque ridistribuito sul territorio. E c'è ANFAS Coccinella Gialla, Società San Vincenzo De Paoli di Cento, la Caritas Parrocchiale di San Biagio, quella di San Pietro, la Caritas Parrocchiale di Renato, 12 Morelli, Casomaro, Piedi di Cento, Sant'Agostino, Croce Rossa Italiana, Sezione di Cento, Comunità Giovanni XXIII, Angeli Custodi di Cento, Pensionato Cavalieri di Cento, Associazione Amici di Sierra Luna di Piedi di Cento e Congregazione Suore Serve di Maria di Galatta. Io ho terminato. Proseguiamo con l'ordine dei lavori. Intanto abbiamo notato che è entrato il consigliere Pietrazzoni e l'assessore Matteotti.
ne approfitto per ricordare che la modulistica per le donne del gettone di Firenze si trova sul tavolo, eventualmente dopo che il capigruppo di farsi carico della distribuzione fra i propri consiglieri. Procediamo con la nomina degli ascoltatori. Nomino ascoltatori della seduta il consigliere Diego Contri, il consigliere Vasco Fortini e il consigliere Alessandro Guardi. Prego. Sì, intervengo solo sull'ordine dei lavori, come ormai consuetudine, per evidenziare un paio di cose. Un po' di rammarico, perché secondo me sui primi due punti il dibattito ci sarebbe stato bene, che dobbiamo parlare solo a nome mio e dire che avremmo voluto unire anche la voce del Consiglio a quella del Sindaco per un tema così delicato come la violenza sulle donne e sul tema della colletta alimentare. Mi stupisco che non ci sia stata l'integrazione con l'ordine del giorno per la devoluzione del gettone, concordata in capigruppo. Il Presidente disse che non può prendere di mira, però in realtà o smettiamo di fare il capigruppo o quello che decidiamo noi bisogna che succeda, continua a non succedere quello che decidiamo, quindi io continuo a venire al capigruppo, però tra un po' te conterò davvero quel gettone perché non ha senso prendere per nulla. Allo stesso modo, sottolineo, evidenzio, senza alcun tono polemico, che continuano a vedere l'ordine del giorno di questo consiglio comunale, l'ordine del giorno di maggioranza sul caso dei geni, sono già passati due consigli da quando l'ho detto al prossimo, io immagino che per il prossimo si tenda prima o poi, e allo stesso modo avendo vedotto il consiglio che mezz'ora prima di questa seduta ho ricevuto dal sindaco un sms che dice che ci vedremo il 28 per provare a chiudere l'ormai annosa vicenda del verbale che mi vede oramai stracciando i vesti, vergognandomi io, anche se in realtà credo di non avere particolari motivi per questo. Peraltro in quell'SMS il sindaco mi dice che nel primo consiglio di dicembre probabilmente chiuderemo questa cosa, mentre mi dicono che ieri in commissione è stato chiesto che ci sarà un consiglio a novembre, quindi nemmeno nel primo utile, ma nel successivo probabilmente chiuderemo questa cosa. Io credo, se è uno scherzo ditemi dove la telecamera nascosta. Se invece siete proprio impegnati e questo è il massimo che riuscite a produrre, stiamo raggiungendo picchi che credevo non potessimo toccare. Allora, io non apro un dibattito su questa cosa perché abbiamo stravolto per l'ennesima volta l'ordine dei lavori, ne rispondo per quel che mi riguarda è lei ha proposto il capigruppo di fare l'ordine del giorno. Io ho detto che la proposta era interessante e mi sarei interessato agli uffici. Gli uffici mi hanno confermato che era comunque indispensabile la motivistica sottoscritta da parte di tutti i consiglieri. Di conseguenza, io, per scelta mia, ho preferito proseguire su questa strada. Sottoporremo ai capigruppo e ai relativi consiglieri la proposta da sottoscrivere. Non credo che ci sia necessità di aprire una polemica di questo tipo. Procediamo col punto numero 2 all'ordine del giorno. Passo la parola al consigliere Diego Contri, che ha presentato un ordine del giorno riguardo le capistari. Consigliere Contri, a lei la parola. Presidente, grazie. La proposta dell'ordine del giorno del PCL, immagino, io volevo solamente mettere in evidenza che sul nostro territorio c'è una forte incongruenza sulle rendite catastali di alcune zone. Nell'ordine del giorno che vi ho presentato io mettevo soprattutto in luce alcuni quartieri del centro dove c'è una incongruenza enorme tra quello che è il valore di mercato da un'indagine che mi sono permesso di fare in alcune agenzie del territorio e effettivamente il valore delle rendite catastali. Quindi appartamenti che sul mercato valgono tra i 40 e i 70 mila euro e hanno una rendita catastale di oltre 200 mila euro. Quindi questo comporta a chi è possessore o chi vuole entrare in possesso a dover pagare degli oneri estremamente fuori mercato. Dobbiamo anche ricordare che questi appartamenti che sono in alcuni quartieri, ne cito due, quello Ceres e quello dell'Acero, sono in categoria A2, mentre la maggior parte degli appartamenti del centro di 100 o gli altri appartamenti costituiti in epoca successiva a 100 sono di categoria A3 e quindi questo è già è sotto gli occhi di tutti che c'è un'assoluta incongruenza. Un'incongruenza che
arriva, può arrivare addirittura a essere un debito arricchimento da parte di chi, in questo caso comunque non è chiaramente il comune di centro, ma che comunque chi porta, chi alla fine prende questi introiti. E questo è quello che metto nell'ordine del giorno, ma vorrei porre l'attenzione di questa amministrazione anche al fatto che ci sono alcune zone di centro, alcune frazioni di centro che non godono dei servizi del capoluogo, e quindi un'attenzione a andare a monitorare e a mappare effettivamente sul territorio se si possono andare incontro anche con un reale valore di mercato in alcuni immobili, io credo che sia un muoversi con un occhio di riguardo nei confronti dei cittadini. Il discorso di casali, chiaramente tutti sappiamo che è legato anche al discorso IMU, cioè chiaramente parlando di seconde case. Quindi quello che chiedo è se questa amministrazione prenda un impegno formale nell'attivarsi presso l'Agenzia delle Entrate per fare in modo che l'Agenzia delle Entrate possa verificare la congruità di questi valori. Quindi l'amministrazione può solo essere tramite, può solo essere colei che mette a disposizione tutta la propria forza, tutta la propria, il proprio peso per cercare di perorare questa causa. Ricordo che sul territorio sono migliaia le persone che sono interessate da questo, diciamo, problema, che è un problema grave. Grazie. Grazie consigliere Conti. Dichiaro aperto il dibattito. Ci sono degli interventi? Chiedo la parola il vice sindaco Simone Mastrazzari, prego. Buonasera a tutti, ringrazio il consigliere per l'esposizione di questo ordine del giorno. Sul tema delle rendite catastali sicuramente c'è un interesse ed è un tema complesso e variegato nella sua interezza, soprattutto se preso all'interno di un palo un po' più ampio rispetto a quello del singolo ordine del giorno, come poi trattato sia brevemente nel capigruppo di qualche giorno fa, sia nell'esposizione dell'ordine del giorno, quindi andando anche a toccare aspetti relativi ad alcune frazioni o ai servizi di determinate aree rispetto ad altre. Sul tema è un qualcosa di cui effettivamente ci eravamo già interessati, ci eravamo interessati fin dal periodo della campagna elettorale e avevamo studiato il tema soprattutto per quel che riguarda la zona della Ceres, dove effettivamente, come diceva il consigliere Conte, esiste una coabitazione di aree di categoria 2, ma anche di categoria 3, con anche diverse classi, da prima alla terza, quindi con anche una disomogeneità catastale all'interno di Cinci, pressoché decenti. La richiesta è stata che era stata prodotta in prossimità dell'elezione, del voto, è stata poi fatta proprio dal sindaco, è stata trasmessa all'Agenzia delle Entrate, poi è stato sollecitato un incontro per cercare di capire, prima di prendere degli impegni concreti prima di impegnare su un tipo di percorso di questo tipo, andare a studiare in maniera dettagliata la fattibilità di un intervento di questo tipo e come un intervento di questo tipo poi possa andare a essere inserito in un contesto un po' più ampio. Esistono casi, ci sono una quindicina di comuni che hanno attuato a modo proprio un intervento, una richiesta di revisione delle rendite al senso dell'articolo 35 della finanziaria 2015, che permette la possibilità di richiedere di riclassamento delle rimodulazioni delle rendite. È un tema che però, essendo così complesso, prima di fare un'azione di questo tipo riteniamo opportuno andare a valutare direttamente con l'Agenzia delle Entrate in maniera analitica come questo poi possa essere inteso all'interno del quadro programmatico. Quindi sicuramente c'è un interesse da parte dell'amministrazione, sicuramente c'è una richiesta anche per avere un incontro a brevissimo con l'Agenzia delle Entrate per trattarne.
Di questo poi l'organizzazione si farà carico di un'informazione dettagliata degli esiti di questa cosa, per andare poi a capire anche come questo possa essere inserito in un quadro di riqualificazione delle varie aree che sono state citate. Di qui a un impegno di questo Consiglio verso questo tema, cercherei prima di anteporre un'analisi tecnica seria di questo tema, quindi chiederei al consigliere da parte nostra di valutare eventualmente un ritiro dell'ordine del giorno per ripresentarlo a seguito di questo incontro che avremo con la gestione del Ministero. C'è il dibattito aperto, quindi chiedo chi vuole intervenire di chiedere la parola, dopodiché ci sono le repliche, quindi facciamo secondo te. Chiedo la parola il consigliere Godi, prego. Sì, dividerei questo intervento su due diversi piani. Il primo piano, nel merito della materia, richiamo internamente, se me lo consente, l'intervento del vice sindaco, che condivido in pieno, cioè come approccio che mi introdurrà al secondo livello di questo mio intervento, cioè che è quello che non possiamo affrontare temi così complicati con degli ordini del giorno tagliati con un'accetta così anche poco affilata. Porto una testimonianza invece sull'esperienza, quella dell'amministrazione precedente, che questo tema lo ha attenzionato, su questo ci siamo attivati, abbiamo avuto molti incontri con l'allora agenzia del territorio, oggi per effetto dell'accorpamento tra agenzia del territorio e agenzia delle entrate, si chiama agenzia delle entrate e del territorio, ma insomma stiamo parlando di sciocchezze, la notizia è che non è possibile procedere a una istanza pubblica di revisione degli estimi catastali per un quartiere, perché non siamo considerate l'agenzia del territorio allora, oggi l'agenzia unica, immagino. L'ultimo incontro è di meno di un anno fa, quindi non credo che sia cambiato il quadro normativo, anche perché la finanziaria del 15 qualche cosa introduca. Non siamo considerati legittimati, l'unico legittimato è il proprietario dell'immobile, e allora vengono suggerite azioni collettive. Discorso diverso è quello che ha richiamato il sindaco qualche minuto fa, cioè quello di procedere, come ha fatto il Comune di Bologna, ci ha messo 5 anni però, a un complessivo intervento sul corpus generale della classificazione. Ricordo che il Comune di Cento ha una microzonizzazione che però sostanzialmente non ha quegli effetti così dirimenti che il proponente dell'ordine del giorno immagino. Il cittadino sicuramente, per avere incontrati tanti, si attende, perché la differenza tra le tre fasce in cui è diviso il nostro territorio non è poi tale da avere ricadute così percepibili. In realtà è un tema molto delicato, scusate ma la voce è stagionale, diciamo, spero che la prossima stagione torni in quel senso lì. È un tema complicato, è un tema che richiede un investimento importante in termini sia economici che di tempo. È necessario avvalersi di consulenti. Noi una prima esplorazione informale del mercato l'abbiamo fatta, ci sono alcune aziende anche nel nostro territorio in senso lato che fanno questa attività, cioè di affiancamento degli enti locali per percorsi di riclassificazione, una sfida molto importante. Ricordo, cito, citavo Bologna, richiamo ancora il caso di Bologna. Bologna ebbe un problema di bilancio macroscopico perché l'effetto della riclassificazione ha prodotto gettito non stimabile, no? Quindi il primo bilancio, il primo esercizio dopo la riclassificazione è stato un esercizio in cui hanno gioco forza radicato in qualche misura vista, ma credo che sia un rischio che è giusto e corretto correre. Noi avevamo un programma elettorale, abbiamo detto che questa è una cosa che si può fare all'inizio di un mandato per avere la speranza di concludere una visione così ampia nell'ambito dell'intero mandato. Arrivo al secondo aspetto di questo ordine del giorno, ma sarò brevissimo su questo secondo punto. Io credo che come assemblea dovremmo fare tutti assieme serenamente, senza polemiche, una riflessione, cioè non possiamo continuare in questi consigli, primi consigli di consigliatura, l'abbiamo visto molte volte, a ricevere decine di ordini del giorno che ci dicono perseguiamo il bene, rifugiamo il male. Sarebbe opportuno, adesso vediamo le commissioni, che almeno le commissioni transitassero queste cose in modo da che non capitasse più, come è capitato all'ultimo consiglio comunale, che abbiamo deliberato di fare degli interventi sul Renato con il segretario generale che ci ha detto ovviamente se è possibile quello che votate non va in niente, giustamente. Però sarebbe più corretto nei confronti nostri, in primo luogo, e di chi ci segue da casa e dei cittadini che comunque rappresentiamo,
che quando assumiamo un impegno, assumendo un impegno, abbiate potuto avere modo di verificare la effettiva probabilità, perché se no perde efficacia il sistema istituzionale e la fiducia. Ho finito. Sto per dire che ero è stato per interrompere perché stavamo andando fuori tema, ma ha concluso. Altri interventi? Primo intervento. Se non ci sono altri interventi, procediamo per eventuali repliche. Immagino la parola di Conti. Prego. Io credo che oggi siamo chiamati a guardare l'euro in tasca dei cittadini. Ci sono decine di euro o centinaia di euro che possono fare la differenza tra in alcune famiglie, quindi bisogna essere attenti veramente a tutto quello che possiamo permettere di far risparmiare ai cittadini, soprattutto quando c'è un'ingiustizia ben chiara. Chiedo scusa, sì, effettivamente forse l'ordine di ragione è stato fatto un po' con l'accetta, chiedo scusa forse per la non totale mia preparazione, ma io credo che il mio compito sia anche quello di mettere all'attenzione di chi effettivamente amministra i problemi che i cittadini continuano a segnalarsi. Poi è chiaro che l'accetta, appunto, a parte il manico c'è l'amministrazione, sta l'amministrazione decidere come, quando fare le cose. Io posso solamente permettermi di proporre se riesco al meglio. Per quanto riguarda l'ordine del giorno, che era una richiesta, era un impegno formale da parte di questa amministrazione, deve essere attento a un problema e di perorare la causa per quanto fosse possibile all'amministrazione. Mi sembra un impegno che, se capisco bene, assessore, avete già intrapreso, quindi mi aspetto una facile voto favorevole, però lei chiede di ritirarlo e poi parlarne successivamente, possiamo parlarne successivamente, ben venga, se poi dopo alla prossima occasione lei ha più elementi per possiamo fare un ragionamento più a 360 gradi sul territorio, ben venga. Le chiedo i tempi perché vedo che effettivamente ultimamente state sì lo faremo, ma qui tra un po' passa la vostra legislatura e non abbiamo ancora visto le cose. Diamoci così, anche per correttezza, diamoci una scadenza che possono essere 6 mesi, un anno, quello che lei, assessore, ritiene opportuno. A me 6 mesi vanno benissimo, però io tra 6 mesi sappia che io poi dopo ripresento la cosa. Grazie, consigliere Conti. Chiede la parola. Un intervento brevissimo, ecco, tempo da curru. Questa amministrazione certamente si è insediata da 4 mesi e mezzo, 5, ancora 4 anni e mezzo, arriva Dio, cerchiamo di non mettere il carro davanti alle tanti buoni, prima cosa. Seconda cosa, quando si propongono degli ordini del giorno, come è stato detto, io mi inserisco in questo solco, bisogna che siano presentati con una posizione, con competenza. E per evitare delle sovrapposizioni, sarebbe bello, sarebbe esaustivo e corretto, che prima se ne parlasse con l'interlocutore, poi, a seconda della risposta che si ha, formalizzare o meno l'ordine del giorno. Questo è un problema molto importante, tra l'altro, che viene posto, ma è un problema non correlato ad alcune zone del comune, di 100 frazioni, di 100, ma è comune a tutti. Quindi è un problema collettivo, cioè collegiale. Sono molto d'accordo e anzi complimenti al sindaco per l'intervento che ha fatto, molto pertinente, competente, e sicuramente qui vengono messi in campo, come dire, un gioco di competenze trasversali ma anche specifiche che per adesso sono più alte e più grandi di questo stesso consiglio comunale. Grazie consigliere Marcelli. E chiedo di
spegnere il microfono è in mano, perché sennò fischia e andiamo a conflitto. Chiedo la parola al sindaco, prego. Io ovviamente per aggiungere poche parole rispetto a quelle del vice sindaco, la richiesta di valutare l'opportunità era dovuta al fatto, appunto, come diceva il vice sindaco, già di un'attivazione. D'altra parte mi trovo d'accordo anche sulle parole del consigliere Lodi e anche del consigliere Marucelli, di portare veramente un tema così importante e delicato, preso atto che ovviamente l'ordine del giorno aveva scopo di sensibilizzare, di spronare, diciamo, l'amministrazione in una direzione. L'amministrazione effettivamente si è già attivata e ha già effettivamente anche consegnato una richiesta ufficiale che va appunto nella direzione, come diceva il vice sindaco, di valutare l'opportunità. La proposta che posso fare io come sindaco è quello di dire, anche senza dire 6 mesi, un anno, cioè abbiamo le commissioni. Ieri mi sembra che sia insediata anche la commissione bilancio. Credo che la commissione bilancio possa essere la commissione anche che cominci anche ad analizzare un certo tipo di problemi, un certo tipo di temi. Guardo, se non sbaglio, è stata eletta presidente della commissione bilancio ieri, appunto. Quindi credo che questi siano temi che possono essere portati all'interno della commissione bilancio, effettivamente discussi, e in quell'occasione anche ovviamente l'amministrazione può portare quello che è stato fatto fino adesso e il percorso che si potrà fare come prossimi passi. Insomma, mi sembra effettivamente più consono rispetto a un ordine del giorno ad un consiglio comunale. Quindi la richiesta era questa, insomma, si prendere atto del fatto di essere stati spronati, ma dall'altra parte probabilmente il tavolo della commissione bilancio può essere il tavolo, come abbiamo fatto poi in altri temi sull'ambiente, in cui abbiamo detto effettivamente portiamo in commissione bilancio tutto qua. Altri interventi? Le chiedo quindi che cosa vuole fare, consigliere Conti. E chiaramente la mia domanda è presentata prima che fossero state scadenziate le commissioni di bilancio, che quindi non potevo saperlo, e va bene, lo volentieri lo discuteremo assieme alla commissione bilancio, quindi ritiro l'ordine del giorno. Passiamo al secondo punto, scusate, terzo punto, un ordine del giorno sempre presentato dal consigliere Diego Conte e il progetto di ordine successivo. Prego, consigliere Conte. Anche qui, dopo aver letto l'ordine del giorno, anche qui volevo porre l'attenzione al comune che ci sono, a questa amministrazione ci sono comuni limitrofi che si sono già attivati in questo senso nel creare ordini sociali, ma che sono un'occasione oltre che educativa per molti bambini, che possa tenere impegnato sicuramente le persone anziane, ma che possa essere anche oggi l'occasione per produrre per i meno abbienti direttamente qualche cosa da mangiare. In comuni limitrofi è un'esperienza già portata avanti da anni, che sta dando ottimi risultati. Io credo che in un territorio come il nostro, dove veniamo dalla cultura della partecipanza agraria, quindi che ha fondato quello che è il nostro territorio, sarebbe riprendendo un po' quel percorso, quindi del ricavare dalla terra il sostentamento con la stessa forma, quindi la terra di tutti, il patrimonio della comunità, ma data in affidamento dei cittadini, possa essere dopo qualche centinaia d'anni a riprendere quel percorso che i nostri antenati, io posso dire i miei antenati perché sono con grande onore un capista, ma sarò un capista, sarò un capista il più tardi possibile, esatto, e quindi mi farebbe piacere che questa amministrazione si attivasse anche con la logica del poter dare aree che in questo momento possono essere abbandonate e che quindi date in gestione a dei gruppi, e che possiamo su due fronti, da una parte tenere ordinato più il nostro territorio e d'altro canto offrire un'opportunità, ripeto, ricreativa ma anche di sostentamento a molte persone.
Ci tengo anche a ricordare che questo stesso ordine del giorno presentato nella passata amministrazione non fu portato avanti per varie vicissitudini. Io spero che questa amministrazione si dimostri più sensibile e riesca a farlo suo e a creare un'organizzazione tale per cui il progetto possa nascere. Grazie. Grazie consigliere Contri. Dichiaro aperto il dibattito. Chiedo l'ordine a lei la parola. Sì, un aggiornamento al giapponese che rimane sull'isola e combatte ancora da solo la campagna elettorale. No, mi facciamo ironia. È una metafora? È una metafora su Ducate. No, Presidente, rischiamo però di... Presidente, va bene che mi può sgridare, però solo quando è necessario. Non è che poi lei si può sgridare neanche quando non ci sta. E quindi andiamo qui. È un'eccezione quando il Presidente interrompe, ecco, non è un fatto ordinario. Ribadisco, la campagna elettorale è finita e spero che prima o poi si accorga anche il capogruppo Conte, che continua a parlare solo di me e poco di sé. Entro nel merito, la presente amministrazione portò il tema in commissione e in commissione esplorammo un'ipotesi di ragionamento che consegno allo stato in cui si fermò, cioè sì, fattibilità, qualche problema di reperimento delle pur modeste risorse, soprattutto perché avevamo il tema di gestire l'eventuale revoca dell'orto affidato in caso l'affidatario poi non mostrasse la diligenza, la cura, eccetera. Lì ci siamo fermati nel individuare un meccanismo già esistente di qualche altro comune che si garantisse dal punto di vista lì. All'epoca ragionavamo di una proprietà pubblica in via Israeliti a Cento, che è zona di rispetto cimiteriale, quindi inedificabile, ma ben connessa al centro storico, non è una zona di degrado perché viene mantenuta e curata dal CNV come resto del patrimonio verde comunale, però non è neanche accessibile perché ad oggi manca una regolamentazione sull'utilizzo. La commissione e l'amministrazione arrivavano a ipotizzare questo percorso e ci fermavano, quindi è uno studio di fattibilità poco di più che consegno per quello che è. Sul resto, ridico quello che ho detto prima, credo che anche in questo caso sarebbe assolutamente opportuno che deliberassimo una fattibilità dopo aver verificato chi, come, cosa, quando e dove, perché per evitare il titolo sul giornale di domani con la foto del capogruppo Contri che dice si faranno gli ordini sociali, perché chi legge poi giustamente si attende di poterli prendere in gestione, invece non si faranno gli ordini sociali, si sensibilizza sull'opportunità di farlo. Sulla sensibilità ci stiamo, anche come gruppo Partito Democratico, non parteciperemo però al voto di questo ordine del giorno perché riteniamo che sia necessario dare un segnale sul fatto che dobbiamo cominciare a deliberare cose che siano anche fattibili, non solo segnali, insomma. Grazie, altri interventi? Allora, chiede la parola al Vice Sindaco. Prego. Allora, ringrazio il consigliere Conte per l'esposizione e per l'ordine del giorno. Sicuramente il tema degli organi sociali è un tema che abbiamo sentito, era un tema della campagna elettorale, del nostro programma elettorale, e sicuramente anche l'esperienza dei comuni che sono citati nell'ordine del giorno portano, come ha detto il consigliere Lodi, a una riflessione sull'importanza dello strumento autosociale. Rilevo poi peraltro comunque che fra regolamento di ieri, quello di San Giovanni, quello di Minerva, vi siano poi delle differenziazioni anche a livello di utenti e di metodologie applicative sia nella fruizione sia nella gestione degli occhi stessi. A nostro avviso quindi il tema è un tema di sicuro interesse che doveva essere trattato come da ultimo punto all'interno della commissione preposta per identificare un oggetto con l'ufficio, un regolamento che, come già detto, come da esperienza della passata legislatura, vada poi a definire le modalità regolamentari di accesso agli organi, di fruizione degli organi. Quindi dal nostro punto di vista sicuramente c'è un impulso a promuovere questo tipo di iniziative. Pensiamo che sia necessario comunque prima di tutto fare una manifestazione di interesse per andare a rilevare l'effettivo interesse da parte della cittadinanza di questo strumento. Nell'ordine del giorno si parla di anziani, a San Giovanni Cassiceto ad esempio non solo gli anziani ma anche i giovani aderiscono al progetto, a Pieve di Cento aderiscono i
le persone in cura, in incarico, scusate, ai servizi sociali, c'è cioè una varietà di possibili opportunità che possono essere oggetto di studio, oggetto di valutazione di una manifestazione di interessi. Le risorse, se può scarse, se può all'interno del complicato assetto di bilancio complessivo della pubblica amministrazione, a nostro avviso si potrebbero trovare, si potrebbe ragionare, come detto, su aree che potrebbero essere quella citata dal consigliere Lodi, altre aree, non so, la Spallone. È stato anche come messaggio sociale, è stato recentemente revocato alla mafia un terreno agricolo sul territorio centese, quindi si potrebbe anche andare a studiare questo tipo di situazione. Chiudo l'intervento ancorché lungo dicendo che abbiamo ricevuto anche la richiesta da parte di un laureando della facoltà dell'area dell'Università di Bologna che si sta laureando in orticoltura e in progettazione verde, perché stiamo facendo un progetto sul green development delle città, e quindi anche quello sarà un ulteriore elemento. Capiremo quale sarà l'ufficio idoneo a cui affidare il tesista che riceveremo dall'inizio dell'anno, in modo da andare a fare un percorso con anche una persona che potrà dare degli elementi anche di carattere tecnico e scientifico a questo tipo di discussione. Quindi a mio avviso la cosa più saggia è quella di identificare un meccanismo a due step con una manifestazione di interesse e uno studio in commissione con l'ausilio di un tecnico che sarà qui in comune. Grazie. Allora, chiedo la parola al consigliere Giberti, prego. Grazie. Colgo l'occasione anche ringraziando il vice sindaco perché ha introdotto parte appunto del mio intervento. Come credo di aver capito, sia anche pensiero un po' comune, non è sufficiente parlare diciamo di orti, ma bisogna considerare tutta una serie di indicatori. Serve presentare un progetto che sia integrato in diversi settori, con diverse utenze, con diversi coinvolgimenti. Sono veramente tante le variabili da considerare. Forse si potrebbe addirittura pensare, se volessimo guardare in grande, a integrare anche diverse commissioni su questo argomento. E vi spiego anche perché. Prima di tutto serve una figura di coordinamento. E con orgoglio, insomma, dichiaro che secondo me debba essere un educatore quello che è la figura di coordinamento, facendone parte. E ovviamente non intendo l'educatore con il buon cuore, cerca di fare del suo meglio, ma proprio dalla radice del suo nome, l'ex duco, condurre fuori, quindi far emergere il meglio, le peculiarità dei territori e delle persone. Diciamo che manca prima di tutto la caratteristica della condivisione in quello che ho detto, perché è molto scarso i contenuti. Gli esempi europei ai quali secondo me dovremmo guardare, ci sono città come Londra, Berlino, Lisbona e abbiamo anche Firenze come città italiana, annoverata tra gli orti sociali più belli del mondo, ci insegnano che l'orto non è semplicemente, tra virgolette, un pezzettino di terra da coltivare e da creare un piccolo introito alimentare, ma può diventare un'occasione di riqualificazione urbana, come quello di Berlino, oppure può diventare un modo per fare arte, per creare turismo, per incentivare ed aiutare alcune aziende del territorio. Quindi credo che appunto si debba integrare questo progetto con queste caratteristiche, integrare diverse fasce d'età, le scuole, le persone disabili, tutte le fasce sociali possono diventare attori e attivamente creare un progetto che può anche far emergere nel nostro territorio una realtà che altri territori possono venire a studiare e guardare nella nostra centro. Nel mio piccolo sto già cercando di costruire un territorio, su un altro territorio, un progettino di questo genere, quindi metto ovviamente, orgogliosamente, i miei piccoli saperi per aggiungerli a tutti gli altri per costruire un progetto. Quindi chiedo al mio collega di pensare ad una commissione congiunta in modo tale che si possa veramente analizzare tutti questi aspetti, mettere insieme diversi pezzettini, creare una rete per creare un progetto che sia molto più integrato, che valorizzi il nostro territorio e il nostro tessuto sociale. Grazie. Grazie consigliere. Altri interventi? Eventuali repliche? Uno più per letto, leggo.
Chiedo al Consiglio Comunale e a questa amministrazione di trovare, in base alle risorse disponibili, un territorio nel capoluogo centese dove si possa, dove è possibile, o nelle frazioni, per adibire l'auto sociale, di provare di inserire per le spese per nel prossimo esercizio, nel prossimo bilancio, di demandare alla commissione preposta, in collaborazione con i tecnici comunali, la stesura del regolamento per l'assegnazione, la conduzione e la gestione delle aree di vita ordine. Ho scritto anche di assegnare questi lotti di terreno a pensionati che ne facciano richiesta, ho sbagliato, scrivo anche a pensionati. Quindi chiedo di emendare, stralciando il penultimo punto, ma e quindi che rimanga, chiedo a questa amministrazione di trovare, in base alle risorse disponibili, un territorio, di impegnarsi per avere nel bilancio prossimo una delle risorse, seppur modeste quelle che siano, e di demandare alla commissione preposta una collaborazione con i tecnici comunali. Quindi questo è l'emendamento che chiedo di fare al nuovo bilancio. Un attimo che proviamo di diretta da giovane. Allora, se siete d'accordo, facciamo una sospensione di due minuti. Presidente, scusa Presidente, cioè, io le chiedo scuse come chiedo scuse a tutto il consiglio, qui siamo nella fase. Prima si parlava di ironia, ma qui siamo nella farsa. Cioè cerchiamo di presentare degli ordini del giorno con una cognizione di causa, con una valenza, con un'articolazione. Facciamo venire qui, chiedere l'emendamento, stracciando una frase, una parola, eccetera, eccetera. Dobbiamo venire qui preparati, e preparati soprattutto in quello che è la consistenza lessicale, semantica e di pensiero, quindi di principio e di un ordine del giorno. Sono 2 minuti davvero, quindi non andate, vi chiedo di non abbandonare l'aula. Thank you.
Il contratto in essere è in scadenza al 31/12 dell'anno corrente,
Il contratto prevede la possibilità di rinnovo per un massimo di 3 anni se la stazione appaltante lo ritiene conveniente. ITA ha manifestato interesse a prolungare il contratto e i nostri uffici comunali hanno fatto l'analisi in merito sulla valutazione tecno-economica del contratto. Il corrispettivo del servizio ad agio è del 14% sulla montagna lordo complessivamente riscosso per le imposte in gestione ICA. Questa percentuale è inferiore rispetto a quelle di comuni limitrofi che hanno fatto gare pubbliche in quest'ultimo periodo, ad esempio, che sono sul 25%, Sant'Agostino, Mirabello, Pio di Centro e Nonantola, e pertanto riteniamo opportuno estendere il contratto in essere per i 3 anni concessi dall'asta pubblica del 2010. Grazie, il sindaco. Allora, di questo ne abbiamo parlato in commissione, scusate, in capigruppo, chiedo però se ci sono interventi, qualcuno che vuole aggiungere. Consigliere Mattarello, prego. Buonasera. Prassi a farsi in piedi di fronte alle istituzioni, forse meno male della loro sia spessore morale che culturale. Adesso che questa delibera è out, ne abbiamo parlato nella capigruppo, ne abbiamo parlato anche nella commissione bilancio, no. Nella neocostituita commissione bilancio, no. Prima di intervenire, volevo fare un intervento di natura ovviamente economica, perché la materia è cosa, però affidamento in concessione, quindi il tema è affidare in concessione o no, o rinnovare la concessione alla società ICA SRL per altri 3 anni, perché il laggio del 14% è, a giudizio dell'amministrazione attuale, ma anche precedente, ritenuto un buon aggio, cioè un costo modesto per l'esecuzione del servizio, in confronto del 25% applicato da comuni limitrofi. Bene, il 14% su quale base imponibile, chiedevo, ovvero sia, quant'è l'introito della cosa, visto che è delle pubbliche affissioni, visto che la delibera di giunta numero 193 del 17 novembre ha confermato per il 2017 le tariffe cosa invariate rispetto a quelle dell'anno prima, tenendo conto del fatto che le tariffe cosa si variano anche automaticamente, mi sembra di aver capito, per disposizione di legge, sulla base anche dell'andamento dell'indice ISTA, quindi essendoci adesso un'inflazione ufficialmente negativa o siamo in cosiddetta deflazione, anche degli stipendi siamo in deflazione, quindi credo che il tema che io voglio porre all'attenzione del Consiglio sia proprio questo. La base imponibile cosa, che non è tema di questa delibera, è stata riconfermata al 2017 uguale a quella dell'anno prima, perché è un vincolo di legge o è una scelta politica? Questo non mi è chiaro, è una domanda che faccio. Fermo restando che la ICA SRL, noi sappiamo che ha lavorato bene, ma io vorrei sapere pubblicamente chi sono i soci di questa ICA SRL, non l'abbiamo mai affrontato, sarebbe opportuno che il Consiglio sapesse chi sono i soci, che base sociale ha, che solidità patrimoniale ha, se può fare il servizio per i prossimi 3 anni, se è stato in grado di farlo precedentemente perché l'agio era così basso, 14%, come voi ritenete, essendoci i confinati al 25%, che non sia poi in realtà perché sta limando al limite la possibilità di tenersi questa gestione, questa concessione, e poi in realtà non ha le possibilità patrimoniali e economiche di portarla a termine per i prossimi 3 anni. Non sto mettendo in dubbio la capacità patrimoniale ed economica della ICA SRL, ma volevo sapere se l'amministrazione, nel fare questa proposta al Consiglio Comunale, aveva valutato anche quell'aspetto, perché abbiamo visto di recente cosa vuol dire poi quando si affidano, e la scuola di pensare ne è un esempio,
costruzioni e poi a società con bandi irregolari che poi non hanno la capacità patrimoniale di resistere, che alla fine diventa che ci si trova in mezzo al guado senza avere un'alternativa immediatamente praticabile. Quindi le domande sono due: avete valutato ICAP come in grado di mantenerlo dal punto di vista economico e patrimoniale per i prossimi tre anni questo servizio? Primo. Secondo, collaterale ma non attinente, la cosa: avete deliberato con la delibera di giunta numero 193 del 17-11 di mantenerla invariata, quindi non riducendo una tassa locale per obbligo di legge o per scelta politica? Grazie. Grazie, Mattarelli. Se ci sono altri interventi, chiedo se ci sono altre domande. Se vuole, vice sindaco. Relativamente alla base imponibile, al bilancio del 2017. Il bilancio triennale era stato inserito 10.000 euro con un capitolo relativo alle imposte del COSO. Ha ragione il consigliere Mattarelli, relativamente all'adeguamento delle tariffe è stato deciso di non andare a incidere sulle tariffe, non esistono dei adeguamenti automatici e ci sarebbe l'aggiornamento relativo all'Istat era sulla quarta cifra decimale e quindi abbiamo deciso di mantenere anche per quest'anno le tariffe invariate come nel primo periodo. Quindi non dovete calare. No, quindi in campagna elettorale avete detto che calavate le tasse, che calavate di calare. Le domande ma non ci sono poi altre. Grazie vice sindaco. Interventi? Solo per l'aspetto del canale. Allora, ritorno perché ormai l'ho visto da una vita, ormai quando faccio l'amministratore pubblico, io vorrò essere giudicato fra 5 anni. L'impegno con i cittadini è un impegno effettivamente di andare nella direzione di calare la pressione fiscale, come abbiamo detto in campagna elettorale, ma non si può neanche dopo 4 mesi andare a dire non le avete calate. Vediamo e giudichiamo, secondo me, un'amministrazione dopo un suo percorso, come è giusto che sia, e quindi l'impegno che noi abbiamo preso in campagna elettorale lo ribadisco qui, ma ovviamente dico ai cittadini, al Consiglio Comunale, che come prevede la legge dopo 5 anni andrà a votare, che dopo 5 anni si andrà saremo giudicati, ovviamente sia da chi siede nel Consiglio Comunale, anche chi siede chi è fuori, diciamo, i cittadini, quindi oggi dire a 4 mesi non le avete calate, io dico dopo 4 mesi non le abbiamo aumentate. Una breve integrazione del vice sindaco? Una breve integrazione, ne avevo accennato in capigruppo e l'avevo dimenticato di accennarlo anche ora. In merito alla cosa, stiamo poi valutando assieme all'assessore Giorgini anche la fattibilità tecnico-economica di una esenzione per le associazioni di promozione sociale per l'occupazione dei suoi pubblici e anche stiamo studiando i regolamenti dei comuni limitrofi o quantomeno di alcuni dei comuni limitrofi in merito alle onlus per cercare non solo di mantenere le tariffe invariate, ma anche di andare a agevolare quelle associazioni, quegli enti che fanno delle attività meritorie sul territorio e che di queste, seppur non elevatissime cifre, potrebbero essere particolarmente grandi. Grazie. Grazie, vice sindaco. Altri interventi? Non ci sono altri interventi? Repliche? Mattarelli. Scusi, signor sindaco, mi sembra evidente che non si può giudicare dopo 4 mesi una manovra che
perciò sono d'accordo nel dire che mi giudicheranno, ci giudicheranno i cittadini fra 5 anni. Però anche dei piccoli segnali di 12.000 euro, poi lo verificheremo questa cifra quando la Commissione Bilancio comincerà ad andare a regime. Io sono assolutamente pronto a collaborare con la mia Presidente in tutti i campi e in tutto quello che lei e che noi riteniamo utile ai fini della trasparenza verso i cittadini, che sono quelli che pagano le tasse. E i cittadini che pagano le tasse, come ha detto prima il consigliere Compri, oggi siamo in condizione che la gente compra delle macchette da 3 euro. Cioè non tutti vivono di stipendi pubblici, non tutti vivono di erogazioni che arrivano il 27 del mese, non si sa bene da chi. Oggi i protetti dall'eventuale caduta di reddito sono solo 2 categorie: i dipendenti pubblici e i pensionati. Finito, perché fortunatamente lo Stato dedica loro circa 250 miliardi del bilancio annuale di stipendi e di pensioni. Con gli stipendi pubblici forse sarebbe un po' di più. Perciò io dico che anche i piccoli segnali, e la invito a cogliere, signor Sindaco, sono importanti, perché non è più come un tempo che siamo certi dello stipendio che arriverà a fine mese e se anche non arriva o arriva con qualche giorno di ritardo la banca ci dà lo sconfino sul conto o ci dà un piccolo scoperto di conto per andare a pagare la benzina. Parlo di casi concretamente vissuti dal sottoscritto. No, non è più così, no, è un altro mondo questo. E anche i piccoli segnali possono servire, ma i segnali più importanti che noi dobbiamo dare sono quelli che incidono sulle tasse dei cittadini, oltre che la trasparenza di comportamento, che non la metto neanche in dubbio, l'etica comportamentale, eccetera, eccetera, eccetera. La trasparenza di bilancio, che è una missione che dobbiamo compiere insieme come rappresentanti degli eletti. La situazione economica dell'Italia è giudicata dagli osservatori internazionali pericolosa. E non voglio dire altro. Grazie. Grazie, consigliere Mattarelli. Ci sono altre repliche? Sì, grazie, Presidente. Quando si parla di ICA non parliamo solo di emissioni ma anche di parcheggio e pagamento, e non mi stupisce che non ci sia una variazione di aggio rispetto a quello precedente, perché comunque diciamo che ICA gioca su tavoli, cioè quello della fissione e su quello dei parcheggi a pagamento. Parcheggi a pagamento ora non voglio sconfinare, attenzione, non voglio sconfinare, ma cerco di collegare due cose nei confronti del quale il comune ha dovuto talvolta supplire con uomini della polizia municipale per fare controlli relativi all'effettivo pagamento del biglietto, okay? Il biglietto del parcheggio, a quello che avrebbe dovuto fare ICA con risorse uomini propri. Quindi non è così disconnesso il rapporto tra affissioni, parcheggio e pagamento, partendo dal presupposto che sia la stessa ditta a gestire. Quindi benissimo il lavoro che sta facendo ICA su affissioni, su questo non metto d'eco, e abbiamo credo tutti apprezzato le loro capacità relative a quanto all'ordine del giorno. Tuttavia la perplessità, Mattarelli prima parlava di solidità, io dico capacità o serietà anche dal punto di vista di altre gestioni che ICA ha in questo momento, perché andare nel parcheggio dell'ospedale, trovarsi la cartone che chiede la sua quaestua, che chiede l'obolo per chi parcheggia, e oltretutto ti si presenta con un mazzetto di biglietti già pagati da qualcuno e nessuno li controlla per rivenderteli, ovviamente per rivenderti i minuti rimasti, è chiaro che non fa bene né alle casse del comune, che a propria volta incamera una piccola parte del pagamento del parcheggio, e non fa bene nemmeno al rapporto che credo questa amministrazione dovrebbe avere con il concessionario. Quindi
tutto ciò premesso e tenuto conto di questo collegamento, spero di essere stato chiaro, tra le due mansioni che ICA ricopre in questo momento, come dicevo prima, non per una valutazione sulla solidità, ma quanto più sulla serietà e sulla capacità di collaborare, di giocare bene a carte scoperte su tutti gli ambiti che ICA gestisce, il nostro voto sarà di astensione. Grazie. Grazie consigliere Pezzastoni. Altre repliche? Non ci sono altre repliche. Dichiarazioni di gruppo PD? Sì, solo per annunciare il voto favorevole del gruppo del Partito Democratico. Riteniamo di buon senso la scelta di avvalersi dell'opzione più 3 anni rispetto a un affidamento che comunque ha dato risultati positivi in termini di affidabilità del servizio stesso, e quindi direi che questo comporta, oltre che avere un agio di mercato, anche un risparmio di procedure in capo ai nostri uffici, ai quali io attribuisco un valore. Insomma, quindi credo che la somma e il grado disposto di questi due benefici sia una valida ragione per un voto. Grazie consigliere Lodi. Altre dichiarazioni di voto? Non ci sono dichiarazioni di voto. Oltre a questa, quindi procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Vota a favore il gruppo Centro Civica e Idee in Comune. Vota Centese, il gruppo PD. Chi è contrario? Chi si astiene? Il gruppo Lega Nord, il gruppo Misto, nonché e Libertà per tutti. Il Consiglio approva. Abbiamo anche il mediato di eseguibilità, favorevoli? Allora, passiamo al quinto punto, approvazione di schema di accordi di programmi, attuazione dell'articolo 4, comma 3, del 14, disciplina, sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizioni di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociale e sanitario, ai sensi dell'articolo 34, eccetera, eccetera. Lascio la parola all'assessore Borgatti. Prego, lei la parola per l'illustrazione. Buonasera a tutti. Allora, questo accordo di programma è previsto appunto dalla legge regionale, la legge 14 del 2015, e prevede l'integrazione tra quelli che sono i compiti della regione normale, della rete sanitaria e i comuni. Questa legge regionale è rivolta alle persone con fragilità e vulnerabilità a sostegno dell'inserimento lavorativo attraverso l'integrazione appunto dei servizi pubblici del lavoro, quindi centri per l'impiego, sociali, quindi le funzioni del sociale dei comuni, e sanitari e l'ambientale. È stato predisposto un piano integrato territoriale del distretto sociale e ovest, del quale è il centro capofila, che comprende Foggio, Santa Martina di Verano, e questo piano, previsto appunto dalla legge regionale, conteneva gli obiettivi, le priorità, le misure di intervento, l'organizzazione e modalità di coordinamento con i programmi per le politiche del lavoro e per il sociale del lavoro. È stato presentato alla regione insieme appunto ai piani degli altri enti ed è stato approvato, per cui questo piano viene in parte finanziato dal Fondo Sociale Europeo, dal programma operativo 2014-2020 obiettivo 9, promuovere l'inclusione sociale, combattere la povertà e la discriminazione per l'azione relativa agli interventi a favore delle persone svantaggiate, in parte finanziato dalle risorse assegnate dal Fondo Sociale Regionale e in parte dai bilanci comunali, nel nostro caso dal bilancio della gestione associata. Le risorse comunali sono nella misura del 10% del totale del Fondo Sociale Europeo. Quindi è stato quantificato l'importo dell'intervento. Il Fondo Sociale Europeo ha riconosciuto al distretto ovest 329.544 euro, quindi è stato deciso di partecipare da parte dei comuni nella misura del 10% per un importo pari a 32.954 e 15.000 invece provengono dal Fondo Sanitario Regionale.
Di questi 31.954 a carico del comune di Cento sono 15.700. Gli altri comuni rimborseranno un comune di 17.251 euro e il riparto è stato fatto in base ai criteri della popolazione attiva, 70% in base alla popolazione attiva residente, compresa in età tra 15 e 64 anni, e il 30% in base all'iscritto al collocamento mirato. Gli interventi che vengono fatti previsti da questo piano, che ha durata annuale perché è un piano sperimentale, sono i seguenti. Un attimo che... si presume che questo intervento venga rivolto a 100 persone in carica ai servizi sociali e sanitari del distretto. È previsto un corso di formazione professionale, nello specifico un corso di 300 ore per operatori di magazzino merci, per 12 partecipanti, ai quali viene corrisposta un'indennità di frequenza. Vengono previsti corsi di formazione permanente, quindi 15 corsi di 16 ore per le competenze trasversali, 6 corsi di prevenzione e sicurezza nei ambienti di lavoro. L'intervento più importante sono 88 tirocini di tipo tirocini formativi, 64 di tipo D e 64 di tipo C. Ai tirocinanti viene corrisposta un'indennità di partecipazione nella misura massima di 450 euro o 200 euro mensili a seconda del progetto personalizzato e della durata, che può essere di 4 o 6 mesi. Sono previste molte attività di orientamento e sostegno nei contesti lavorativi, quindi un tutoraggio di questi soggetti fragili che hanno bisogno appunto di comunque entrare nel mondo del lavoro. E l'ultimo intervento, quello più blando diciamo, ma perché c'è una scarsa capacità ovviamente vista la crisi economica e l'assorbimento del personale da parte delle aziende locali, di accompagnamento al lavoro. Per questo si presume un intervento su 4-5 persone purtroppo solamente. I tirocini di tipo C e di tipo D, per i quali appunto la legge è stata promulgata, sono di due tipi, sono fissati appunto dalla regione, sono i tirocini tipo C, tirocini di orientamento e formazione, di inserimento e reinserimento per persone con disabilità o in condizioni di svantaggio. Sono le persone indicate dalla legge 68 del 99, questo tipo di tirocini ha durata di un anno al massimo, con proroghe, con eventuali proroghe, e invece nel caso di persone con disabilità durata di due anni. Invece il tirocinio di tipo D è un tirocinio di orientamento, formazione, inserimento e reinserimento finalizzato all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, e queste sono persone prese in carico o dai servizi sociali o dai servizi sociosanitari. Anche questo ha una durata massima di 2 anni, sono previste anche per questo intervento proroghe. Grazie professore, che ha aperto il dibattito. Matteo, che si alza in piedi perché? Beh, però, non ho capito io. Oh, a te te l'ho detto per 5 anni. No, poi, però, lei è... No, non sembra più bello. Per me, chiaramente, non lo metto in dubbio, ma io lo faccio per quasi abitudine, no? Sarebbe più comodo anche per me. Facevo solo alcune considerazioni economiche e proponevo un suggerimento, se è possibile. Rifacciamo insieme i conti, assessore, vediamo se ho capito bene. 32.954 euro è il costo di questo progetto, il 10% dei fondi europei sostanzialmente. Al comune di Cento costa direttamente 15.700 euro, 17.000 vengono dagli altri comuni. E 15.000 euro li aggiunge la regione. Il totale quindi di questo progetto è 47.954 euro. Mi sembra di aver capito che sono 100 i soggetti interessati, 100 persone interessate a questo percorso di inclusione. Quindi sostanzialmente su ogni persona investiamo 479 euro, stante, mi corregge se non sbaglio, perché... Sono 329 euro.
Ecco, quello che sono 329 più 47 o 329? Sì, 386. 386, perché altrimenti i conti se no non ti tornavano. Ecco, perché fare un corso di formazione, 100 persone, puoi dargli anche 400... Lasciamolo terminare, sindaco, prego. No, io vorrei solo finire perché i numeri hanno un significato, ma quello che voglio dire è un'altra cosa. E quindi chiarito questo aspetto, il progetto di lei, quindi sono fondi più ampi. E queste sono 300 e quindi 300, quasi 380 mila euro. Per l'inclusione di queste persone. L'obiettivo è quello di tenerli impegnati per un anno, che è la durata sperimentale di questo progetto, e poi per il prossimo anno trovarci senza una alternativa, oppure è al termine di questo percorso queste persone molto probabilmente saranno inserite in qualche struttura in modo più o meno permanente. Perché dico questo? Secondo le recenti indagini di studi economici, di centri di studi economici, che io seguo anche per la mia attività privata, nel 2021 si calcola che in Italia ci possono essere 1,5 milioni di pensionamenti di persone del settore pubblico e circa altrettanto nel settore privato. Perciò se oggi c'è una grave crisi occupazionale, perché lo sappiamo tutti, la disoccupazione giovanile e la disoccupazione in generale è ancora a doppia cifra, improvvisamente ci potremmo trovare tra 4 anni ad avere una necessità di occupazione di persone anche con una certa qualifica. Perché tutti quelli che se ne vanno ovviamente non sono giovani, sono persone che non abbiano sia nella pubblica amministrazione che nel privato dei ruoli anche significativamente rilevanti. Questi percorsi di questi progetti, pur condivisibili, io voterò a favore di questo progetto, hanno una logica solo di impiego temporaneo di queste persone che ovviamente hanno dei disagi evidenti e quindi sono da assistere, ma hanno molto spesso anche delle capacità cognitive e formative del tutto simili agli altri. Hanno questi progetti una visione di lungo respiro per vedere poi di portare avanti non solo per un anno ma nel tempo per arrivare a sostenere, se studi economici disponibili a uno come me, che non è nessuno, dicono già questo, per poter poi sostenere quella domanda di lavoro che effettivamente ci sarà tra qualche anno. Questa è la domanda che volevo fare. Premesso che il progetto in sé dell'inclusione è, voglio dire, è ovviamente accoglibile, fermo restando che il costo, tutto sommato, non è modestissimo se rapportato a quello che uno veramente pretende di fare. Grazie consigliere Mattarelli, passo la parola all'assessore che ne vuole rispondere. Sì, allora il corso di formazione intanto è limitato solamente a 12 persone. Ho dimenticato di dire che la quota del fondo regionale, i 15.000 euro, in realtà non vengono scorsati, ma perché? È la valorizzazione del costo del personale in servizio con le funzioni di tutoraggio dei tirocini dell'utenza, quindi in realtà sono 329 su 30 delle 15.000 sono la persona che viene integrata con questo programma. Sì, certo, no, vabbè, ecco, non so, sì, viene valorizzato il personale praticamente, non è un costo a carico del bilancio. I tirocini formativi sono, cioè, questa è una legge regionale dello scorso anno che ha fatto, diciamo, che ha modificato, diciamo, il contesto, perché prevede l'integrazione sia di quello che è il centro per l'impiego e ovviamente gli altri attori in campo che sono appunto le pubbliche amministrazioni, i comuni, la
gestione associata delle unioni e il servizio sanitario. I tirocini formativi in realtà sono già presenti da un pezzo, insomma, addirittura quelli dei disabili del 68, mi sembra che sia del 99, quindi è un intervento che anche la precedente amministrazione e anche le amministrazioni precedenti hanno sempre messo in campo proprio per garantire una dignità e un'inclusione di queste persone svantaggiate. Abbiamo diversi ragazzi diversamente abili, appunto, che usufruiscono dei tirocini formativi e quindi si dà a loro un'opportunità di inserimento nel mercato del lavoro. Purtroppo il mondo del lavoro adesso, come ha ben ricordato lei, non dà la possibilità di assorbire tutte queste persone. Sono interventi, per dire, un po' così, che tamponano un attimo quello che è l'esistenza di queste persone, però chiaramente gli interventi da fare sarebbero altri, ma forse il comune, limitatamente alle risorse che ha, mi viene da dire che sono interventi importanti, perché anche attualmente in carico ci sono sono 12 tirocini di tipo C e 33 di tipo D, quindi ci sono 45 persone che usufruiscono di tirocini e quindi anche l'amministrazione precedente, insomma, si è data da fare per garantire un qualcosa a queste persone che altrimenti non troverebbero collocazione nel mondo del lavoro. Grazie assessore. Interventi? Pierodi. E dopo Pierodi c'è il consigliere Marcello. Sì, va. Sono abbastanza breve, anche perché più che altro avevo piacere di ribadire in aula quello che ho già avuto modo di dire in conferenza con il gruppo, cioè che do atto all'assessore in maniera particolare di essere arrivata con, diciamo, il recepimento della legge 14 del 2015 nei tempi degli altri comuni, nonostante noi scontiamo la pausa elettorale, quindi do atto agli uffici e all'assessore che li ha coordinati per essere arrivati tempestivamente. Lo strumento è uno strumento prezioso, importantissimo, chiunque abbia avuto modo di interagire con i destinatari di questi progetti sa quanto per loro sia importante, per loro e per le famiglie, sia importante l'attività inclusiva che è connessa all'inserimento professionale. Molto spesso le famiglie dicono l'aspetto reddituale è trascurabile, piuttosto pagheremo noi volentieri il costo pur di vedere i nostri figli in un percorso di crescita e di realizzazione, perché purtroppo certe facilità poi portano a chiudersi spesso nella propria solitudine e finito il percorso scolastico i contesti, diciamo, di socializzazione e di inclusione rischiano di essere non così frequenti. Questa è una riflessione generale che come comunità, non perché sia un tema particolare centese, così purtroppo in tutto il mondo, però è giusto che in qualche modo ce ne facciamo carico. Questa è la parte positiva. La parte negativa, che non coinvolge comunque la delibera in oggetto, è che il tirocinio formativo, per mia opinione personale, non è uno strumento sufficientemente duttile per poter garantire numeri molto maggiori rispetto a quelli che fotografa questa delibera. Perché? Perché le aziende molto spesso vedono nel tirocinio formativo soprattutto una serie di adempimenti, il tutor interno, la formazione, eccetera, che scoraggiano e quindi questo progetto, rispetto a questa tipologia, diciamo, di intervento rispetto a tipologie sicuramente meno evolute e con meno prospettive che venivano utilizzate fino a 4-5 anni fa, dà dei numeri di recepimento più timidi, senza che purtroppo sia migliorato significativamente la prospettiva di effettivo inserimento. Cioè utilizziamo uno strumento in teoria più proiettato alla trasformazione del progetto in lavoro a tempo indeterminato, purtroppo è un po' più complicato attivare il progetto, ma non si traduce in maggior prolungamento dell'inserimento professionale. Questo è un limite della legge regionale che però ha un grande merito, così credo davvero, che è quello di aver messo nero su bianco il tema dell'integrazione sociosanitaria, che è l'altra grande sfida. Prima era lasciata in molti casi anche alla capacità e al buon cuore dell'operatore, che riusciva a mettere attorno ai tavoli più soggetti. Qui partiamo dai centri per l'impiego, comunque se ci chiamano, perché cambiano nome tutte le mattine, però insomma quella cosa lì, provinciali,
stime che avrete col sistema sociale e col sistema sanitario, cercando, direi anche riuscendoci, almeno dalla lettura della norma e anche del nostro regolamento, direi la nostra riva, riuscendoci anche in maniera abbastanza efficace a massimizzare la resa, riducendo il più possibile, diciamo, la dispersione di costo, perché anche il valore del personale che lavora su queste cose viene ottimizzato e massimizzato. Quindi direi che è una bella cosa, una cosa importante, sono numeri significativi quelli degli utenti di questi tipi di servizi sul nostro territorio, fondamentale che arriviamo, perché il mancato recepimento della legge 14 stava creando fibrillazione, quindi si dava risposta di sistema e ne sono particolarmente lieto. Così faccio anche la dichiarazione di voto e voto per Democratico, come credo si sia capito, se la favore. Grazie consigliere. Parto dalla fine, intervento brevissimo. Io dichiaro già ovviamente la posizione favorevole di Onda Centesi, anche perché se andiamo a leggere bene quello che è il testo del punto del giorno, qui troviamo quel legame che ci è stato ribadito più volte tra servizi sociali e servizi sanitari, che è stato uno dei cavalli di battaglia di Onda Centesi. Entrando nel merito della trattazione, velocemente, molto bene questa legge regionale. Ecco, io auspico che anche a livello comunale si continui in questo solco. Mi sembra, ho proprio la conferma di avere davanti un assessore dotato, secondo me, di grande sensibilità, di grande vicinanza a quello che è. Quelli che sono i casi umani sono i nostri casi, non sono i casi degli altri, sono i nostri casi. Quindi, secondo me, ci sono tutte le condizioni cognitive, emozionali, emotive, biologiche, per portare avanti una politica di attenzione alla prossimità, cioè l'altro, non solo sul solco e sull'abbrivio della legge regionale, ma ripeto, eccomi, comunale, in loco. C'è bisogno che questo consiglio, cioè che tutti noi ci facciamo carico delle sofferenze altrui. Ci sono altre due o tre parole qui straordinarie nella loro drammaticità, fragilità e vulnerabilità. Ecco, prima si è aperto questo incontro con quel toccante, bellissimo, mezz'ora dedicato alla storia di violenza contro le donne, e anche questa è una forma di violenza. Là dove c'è povertà vuol dire che c'è una società che è violenta nei confronti del prossimo. Poi, d'accordo, non è facile trovare risorse, non è facile trovare fondi e quant'altro, però dobbiamo, come dire, farlo come Fioretto, metterci lì e provare, come dire, stanziamenti di fondi oltre a quelli che sono le entrate regionali. L'ultima cosa, importantissimo, questo legame tra servizi sanitari e servizi sociali, cioè la nostra prossimità e la nostra attenzione all'altro si gioca attraverso questo passaggio, cioè nella misura in cui tutti noi riusciamo a coniugare e a declinare nei giusti modi questa equazione, allora risolveremo in buona parte, affronteremo e debelleremo quello che è la povertà di tutti noi, perché quando ti alza la mattina senza nessuna prospettiva e anzi con l'indigenza che ti ha accompagnato dalla sera non è cambiato nulla, vuol dire che l'individuo è lasciato solo. Consentitemi questa citazione di Benjamin Jones, che è il fondatore dell'Ice Club International, che è la prima organizzazione non governativa al mondo e consultataria della finanza tale, in quale diceva non si può andare lontano se non si fa del bene a qualcun altro. Grazie consigliere Morcelli. Altri interventi? Nessun altro intervento? Eventualmente ci sono delle repliche? Nessuna replica? Dichiarazione di voto, per chi ancora non l'ha già fatta. Procediamo con la votazione. Chi è favorevole? All'unanimità. Votiamo anche immediata eseguibilità. Favorevole? All'unanimità. Punto numero 6. Convenzione per la gestione associata del servizio di protezione civile dell'Alto Ferrarese tra i comuni di Bondeno, Cerco, Mirabello, Poggiornati, San Carlo Stino e Di Grano Mainarda
e trattiamo la proroga della convenzione fino al 31 dicembre 2017. Passo la parola al sindaco per l'illustrazione. Sì, l'abbiamo vista nella recente capigruppo, è una delibera molto semplice, nel senso che sostanzialmente proroga una convenzione tra i comuni dell'Alto Travese per la gestione appunto del servizio di protezione civile, convenzione che il Consiglio Comunale di Centro ha visto e aveva già approvato il 29-12 del 2014. Oggi noi chiediamo a questo Consiglio di approvare appunto la proroga per un altro anno, nell'attesa di ragionare a livello di Unione Alto Ferrarese di conferire questo servizio appunto all'interno dell'Unione Alto Ferrarese. Diamo già atto nella delibera che qualora appunto venisse conferito questo servizio all'interno dell'Unione Alto Ferrarese, appunto la convenzione decade e verrebbe assolutamente gestita all'interno dell'Unione Alto Ferrarese. Il costo per il comune di Centro di circa 26.000 euro a fronte di 55.000 euro complessivi, che è il costo diciamo del servizio appunto di protezione civile. Noi con questa delibera appunto vogliamo dare continuità a quella che è la programmazione e a quello che è il coordinamento appunto dei comuni dell'Alto Ferrarese su un tema così importante che appunto la protezione civile, che negli anni passati a me ci ha visto molto, molto dentro nel tema terremoto, ma non c'è solo il terremoto, ci sono altri temi tipo l'acqua, che qui insomma il fiume Reno, ci sono assolutamente dei temi importanti, e quindi insomma chiedo al consiglio di esprimersi su questa convenzione. Grazie sindaco. Chiaro parte il dibattito. Interventi? Non ci sono interventi? Come abbiamo detto in capigruppo, ricordo che questa convenzione parla della protezione civile dell'Alto Ferrarese con la gestione associata del servizio di protezione civile dell'Alto Ferrarese tra i comuni di Condeno, Melobello, eccetera, eccetera, eccetera. E qui parliamo della proroga di questo servizio, di questa convenzione, al 2017. Io ricordo, come ho detto in capigruppo, che l'Unione dei Comuni dell'Alto Ferrarese mi risulta che al momento, dopo l'intervento in pompa magna fatto a Mirabello, in cui il Consiglio Comunale di Centro mi incaricò di parlare per tutto il Consiglio per le attese che c'era dell'Unione dei Comuni, del Consiglio dell'Unione, eccetera, 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 di cui peraltro io non ho mai fatto parte per uno scarso meccanismo di formazione del Consiglio dell'Unione stessa, che io sappia non si è mai realizzato nulla di concreto. Allora, questa convenzione ci viene riproposta adesso con la convenzione dell'anno, giustamente per la convenzione, logicamente la logica della convenzione qual è? Quella di fare delle cose in comune al fine di fare delle economie di scala, no? E perciò è chiaro che la gestione dei servizi di protezione civile, suddividendo le spese per 8 comuni anziché per 2 o per 3 o per 1, è una cosiddetta gestione per ridurre, per fare delle economie di scala. Ma l'Unione dei Comuni, in realtà, dell'Alto Ferrarese, aveva fra i vari compiti anche quello di fare una polizia municipale comune, perché mi ricordo benissimo che nel discorso che io feci a Mirabello per conto del nostro consiglio comunale, poi altri ne fecero per altri consigli all'epoca dell'Unione, il primo presidente fu l'ex sindaco di Poggio Renatico, era l'avvocato Pamani, va bene, grandi proclami, grandi enunciazioni, che poi all'atto pratico per i cittadini non si è ancora visto niente. Allora io mi auguro e spero che questa convenzione sia
prorogato al 17, ma ci sia un impegno concreto perché questo Unione dei Comuni si trasformi non in un contenitore vuoto, che di contenitori vuoti i cittadini sono stati e non ne possono più, e neanche di enunciazioni non ne possono più, ma in qualcosa che si veda tangibilmente sulla loro pelle. Cioè, se io voglio vedere una pattuglia di polizia municipale che casomai copre il territorio dell'Unione dei Comuni anche di sera, me la posso vedere, casomai non facendo lavorare di più le persone, ma semplicemente utilizzandole meglio. O obiettivo classico dell'economia di Stato. Mi auguro che questa convenzione sia propedeutica, e il mio voto favorevole in questo senso è esclusivamente nella speranza e nella, come posso dire, raccomandazione verso il sindaco e l'amministrazione affinché quest'unione prenda un contenuto effettivo. Adesso lei non è più sindaco di un paesello, è sindaco di una città, si impegni perché quest'unione diventi una cosa concreta e visibile dal punto di vista dei cittadini. Grazie. Grazie Mattarelli. Piero Rodi. Il sindaco può intervenire per fatto personale. Nessun fatto personale. Prego, a lei la parola. Solamente per fare un appunto alla consigliere Mattarelli, se me lo permette. Nei consigli precedenti ha sempre riferito dell'assenza del sindaco ai capigruppo. Sì. Oggi non ha riferito invece della presenza del sindaco ai capigruppo. Confesso che ho mancato. Ma è rimasto talmente poco che scherzo, è durata moltissimo il capigruppo, quindi si è salvato. Si è salvato, cioè sì. No, in realtà io esprimo un po' di preoccupazione invece su questa delibera, l'ho già manifestata dai capigruppo, la ribadisco qui. La preoccupazione non è tanto sulla parola di una convenzione che, come è evidente, condivido, anche perché l'ultima volta che è stata deliberata era su proposta dell'allora sindaco, quindi la condivido in ogni singola riga. La mia preoccupazione è legata, un po' come diceva anche il capogruppo Mattarelli, al fatto che negli ultimi 16, 17, 18 mesi l'Unione sostanzialmente non ha dato segno di vita. Io ho smesso di occuparmi di Unione al Ferrarese, non è vero, nel senso che ne sono occupato ancora, ma cessando la carica di Presidente dell'Unione nel giugno del 2015 con quattro bozze di convenzione redatte dagli uffici attraverso i gruppi di lavoro, da allora fino a che sono rimasto sindaco non c'è stata una sola riunione della giunta dell'Unione. Non c'è stato un solo consiglio dell'Unione a fronte di due che c'erano stati nei sei mesi, otto mesi di presidente, diciamo, entusiasmo. Quindi faccio mie le parole del capogruppo Mattarelli e dire che eravamo partiti con un grande entusiasmo, con la convinzione di fare qualcosa di veramente importante per il nostro territorio vasto. Oggi io sono sinceramente preoccupato perché vedo che scegliamo, e mi sembra una scelta, diciamo, obbligata, no? Non potendo rimanere senza la gestione della protezione civile, la proroghiamo di un anno, però non riesco a vedere, poi avevo smentito nei fatti, come mi ha già assicurato il capigruppo, come si possa immaginare di fare nei prossimi 12 mesi quello che non si è fatto nei precedenti 17 con due comuni, Sant'Agostino e Mirabello, che hanno già deliberato la fusione e quindi andranno al voto, e è vero, sono commissariati, non ripeterò la cosa che ho fatto il capigruppo. Credo non ci siano intrinsecamente le condizioni per poter arrivare a un rilancio dell'azione, anche perché la notizia che ci ha dato il sindaco del capigruppo, cioè che il presidente di Pecco, non so se sia già insediato o meno, è il sindaco di Mondeno. Lo dico senza polemica, però Bondeno deve ancora sommogare i consiglieri comunali e ha votato in seno al Consiglio dell'Unione e ha votato oramai 20 mesi fa. Allora, se Bondeno si vede al mattino, non mi sembra che sia una persona che ha in cima le proprie priorità l'Unione, se in 20 mesi non è riuscito a ottenere dal suo Consiglio comunale la sua propria informazione che ha avuto, il capogruppo non si è indesato. Me la confermo, mi faccio un cenno. Lo dice dopo, così posso parlare per ore a radio. Ok, va bene, la sua informazione è la del sindaco, non volevo.
Quindi questo mi sembra che ponga un problema in più. Ci troviamo che il Presidente Union è una persona che come sindaco di un comune importante, secondo per dimensioni della nostra area, diciamo Alto Ferrarese, non ha ancora proceduto alla surga. Ricordo che anche nella precedente esperienza di presidenza ci trovavamo spesso a sollecitare Modeno, che aveva votato molte volte negli ultimi anni, a surrogare. Quindi ho la sensazione che come consiglio oggi noi voteremo una proroga di 12 mesi con la facile previsione che ci troveremo entro il 2012-2017 a prorogare ulteriormente. Quella ulteriore proroga, dobbiamo dircelo, sarà un segnale gravissimo nei confronti della prospettiva dell'Unione. Già adesso l'Unione secondo me ha bisogno di essere messa a banco e in qualche misura essere ripensata, perché con un livello di tensione così poco percepibile davvero ho la sensazione che si stia costruendo una scatola e ora si stia riempiendo di contenuti. Quindi volevo mettere a parte questa sentenza di una preoccupazione che non mi sembra frutto di un approccio catastrofista, ma mi sembra che deriva da due dei fatti che sono abbastanza chiari, univoci e direi sotto gli occhi. Chiedo se ci sono altri interventi. Chiedo la parola al sindaco, prego. Allora, non per fare l'avvocato del sindaco di Bondeno, che non ne ha bisogno, negli ultimi sei mesi intanto la Giunta dell'Unione si è comunque vista diverse volte, la Presidente attuale, che è il sindaco di Mirabello, ha conferito le deleghe agli assessori, quindi c'è stato, questo per dare comunque risposta anche al consigliere Rosa, un passo in avanti rispetto al passato. Il sindaco di Bondeno sarà il presidente dell'Unione del prossimo, sostanzialmente del prossimo anno. Ho già chiesto al Presidente del Consiglio di mettere invece in uno dei prossimi consigli comunali l'indicazione dei nostri consiglieri che dovranno far parte del Consiglio dell'Unione, perché invece proprio la richiesta del nuovo Presidente, che appunto sarà il sindaco di Bondeno, è quello di iniziare a organizzare e costituire immediatamente il nuovo Consiglio dell'Unione, proprio perché l'obiettivo che si è dato, che ci siamo dati, è quello di fare quello che abbiamo fatto ovviamente negli ultimi anni. Proviamo invece per il 2017 a riempire di contenuti, di servizi, questo contenitore che effettivamente oggi è vuoto, che è l'Unione dei Comuni. Faccio una premessa, non sono mai stato presidente da sindaco di San Agostino dell'Unione, quindi questo perché no, sembrava magari che potesse essere stato presidente dell'Unione, in realtà non l'ho mai fatto, quindi visto che ero sindaco di un paesello, quindi non sono mai stato presidente. No, io mi sono mica fermo, non mi fermo mai. Quindi secondo me il sindaco di Bondeno invece ha manifestato una forte idea, una forte convinzione invece di procedere in questa direzione. Quindi la proroga del 2017 è una proroga di un anno con quello che c'è scritto nella delibera, l'impegno, quindi quello che è stato un po' detto anche nel capigruppo, quello di fare in modo che anche il comune di centro, che è il comune più grande, si faccia parte attiva anche nello spronare gli altri comuni, in questo caso questa riunione sarà sicuramente fatto, però devo dire che insomma le manifestazioni e la volontà espresse in un recente incontro tra sindaci, dal presidente e dal sindaco di Bondeno, è quello di procedere in tempi rapidi. Aspettiamo di convocare il consiglio nei primi giorni di gennaio, anche perché dopo il risultato della fusione tra Sant'Agostino e Mirabello non aveva neanche senso, e questo era stato valutato, vi parlo anche prima della fine dell'anno, ma non aveva senso nominare per Mirabello dei consiglieri quando a 31-12 decadono tutti. Quindi abbiamo detto si procederà alla prima riunione del Consiglio dell'Unione dopo il 1 gennaio, in quanto gli altri comuni ovviamente faranno le loro nomine e Mirabello Sant'Agostino, che sarà un unico comune, sarà chiaramente rappresentato dal commissario. Grazie signor Sindaco. Altri interventi? Nessun altro intervento. Mi pare repliche? Nessuna replica. Dichiarazione di voto? Nessuna dichiarazione di voto. Prego. Solo per dichiarare che con grande fiducia mi piacerebbe.
dichiarazioni? Stellazioni, prego. Sì, grazie Presidente. Allora, siamo in dichiarazione di voto? Sì. Ok. Presente, c'ero. Grazie. No, dicevo, nonostante le sensazioni del collega Piero Lodi e accogliendo anche l'auspicio del sindaco circa l'attività dell'Unione dei Comuni, penso che questo ordine del giorno si possa votare con la certezza, e qui lo ha espresso bene il sindaco prima, e penso di poterlo fare anch'io da chi conosce il sindaco Bergamini, quindi conosco la sua energia, la sua voglia, la sua grande capacità di lavorare, quindi immagino che questo sia veramente l'ultima proroga di questo provvedimento nei confronti di un singolo comune e non dell'Unione dei Comuni. Mi faceva solo sorridere perché dice che il comune di Bondeo non ha mai surrogato il consigliere, che il consigliere uscente, quindi il mio collega Fabri, però ha detto anche Lodi che nella scorsa presidenza il Consiglio dell'Unione non si è mai riunito, quindi delle due l'una, cioè perché non è mai stato surrogato, forse perché non si è mai riunito il Consiglio. Il Consiglio di Bondeo doveva surrogare, non c'è vinto, però benissimo, e nemmeno il Consiglio dell'Unione si è mai riunito per chiedere la surroga. Non poteva riunirsi perché non c'erano le tavole. Al netto di questo ritorno ovviamente all'oggetto del contendere, per quanto ci riguarda è un voto favorevole, bene così la proroga, e ci auguriamo che la prossima volta sia un conferimento all'Unione, e ci auguriamo altresì che questo passaggio verso l'Unione sia fatto quanto prima affinché decada il versamento nei confronti del Comune di Bondeo, ma si possa lavorare immediatamente il prima possibile con l'Unione dei Comuni. Grazie. Grazie consigliere Pettazzoni. Altre dichiarazioni? Procediamo con la votazione. Chi è favorevole? Vota a favore il gruppo Centro Civica e del Comune, il gruppo Misto, Noiché, Lega Nord, Onda Centese, Libertà per Cento. Chi è contrario? Chi si astiene? Il gruppo PD. Il Consiglio approva. Votiamo anche immediata seguibilità. Favorevoli? All'unanimità. Ultimo punto all'ordine del giorno, interrogazioni e interpellanze. Abbiamo ricevuto un'interrogazione scritta dal gruppo Misto. Chiedo se la vuole leggere. La riassumo velocemente. L'ultimo consiglio avevamo chiesto al signor sindaco qual era lo stato d'avanzamento lavori per quanto riguardava il carnevale. Ci è stato detto che c'erano incontri che venivano fatti, che quando entri in territorio stavo aspettando ancora degli introiti per pagare poi dopo delle vecchie pendenze. A noi risulta, e questa è la domanda, a noi risulta che queste pendenze non siano ancora state saldate, quindi enti territorio, quindi alla fine il Comune di Cento sta trascinando, sta portando avanti dei debiti nei confronti di attività private, e questo chiediamo se è vero e per quanto tempo pensa che possa continuare. Non credo che sia, cioè non vorrei che il Comune vada proprio a danneggiare attività di impresa. E anche un'altra cosa, sappiamo che sono consuetudine che le amministrazioni precedenti e il territorio successivamente davano alle associazioni carnevalesche un anticipo su quello che erano poi i premi per permettergli poi di affrontare i costi che stanno già sostenendo da mesi, ma che in questa stagione, in questi precisi giorni diventano ancora maggiori, perché devono in più iniziano a comprare quelle che sono le sorprese in un momento di mercato a loro favorevole. Quindi perché questa usanza positiva si è interrotta, se questa amministrazione intende riprenderla, quando e anche in quale maniera. Cioè, ricordiamo sempre l'importanza che hanno il carnevale per il territorio di Cento, ma credo ancora di più
dobbiamo dare la dignità a chi del servizio, di chi del volontariato, chi di una passione ne fa qualcosa di più, ne fa un amore e impegnandoci anche personalmente con risorse economiche loro. Grazie. Allora rispondo dicendo che effettivamente il territorio e l'assemblea di soci di cui il comune socio unico si è già finita ha già deliberato quello che è il piano finanziario 2017-2018. Il sottoscritto ha fatto una scelta di chiedere l'inserimento, e domani avrete l'ordine del giorno all'interno del Consiglio Comunale del Trenta, porterà un ordine del giorno nel senso il piano finanziario 2017-2018 sul Carnevale, perché comunque, essendo una manifestazione importante che comunque insomma di grande rilievo, è giusto secondo me che non solo l'assemblea dei soci di territorio approvi, ma che poi porti all'interno del Consiglio, per quella famosa trasparenza sempre che invoca il consigliere Mattarelli, all'attenzione del Consiglio Comunale quello che è il piano finanziario per i prossimi due anni del Carnevale e quello insomma che effettivamente l'amministrazione ha intenzione di fare sul tema Carnevale. Quindi domani ci sarà nell'ordine del giorno, la vedremo nel capigruppo lunedì e ne discuteremo il 30 con tutti quegli aspetti effettivamente che sono stati sollevati dal consigliere Cotri, anche se rassicuro le società carnevalesche e i caristi avranno quello che dovranno avere per anticipare appunto il Carnevale 2017, però credo anche che il fatto di venire in consiglio sia un grande gesto di appunto trasparenza e di condivisione di un tema come quello del Carnevale, che è un tema importante per questa città e effettivamente è un tema che deve vedere l'amministrazione molto attenta anche nei confronti delle società carnevalesche e delle associazioni che tanto impegno ci mettono nel loro lavoro e tanto sono importanti poi per rendere effettivamente lo spettacolo il più bello possibile. E quindi insomma la situazione c'è e il 30 ne parleremo in consiglio. Una breve risposta se vuoi? Non ho avuto la risposta, cioè, nel senso, io ho chiesto due cose. È vero che il comune ha ancora che il territorio ha ancora dei debiti che si trascinano da tempo nei confronti di società private? Questa è la prima domanda. Seconda domanda, se sì, quando? Perché è chiaro che uno vuole dare l'anticipo alle società carnevalesche, però io credo che una risposta il 30 oggi, se è il 30 è tra 5-6 giorni, quindi la risposta si sa già, e sapere dire, state sereni, che tra, cioè non buttiamo sempre la palla avanti. Due giorni, tre giorni, una settimana, 10 giorni, un mese, 6 mesi, vi arriveranno i soldi, perché ripeto, questo è il momento per loro per impegnarsi a comprare quello che è il gesto in un momento di mercato favorevole. Il dire anticiperemo sì, ne siamo convinti, ma se anticipiamo vuol dire il 1 febbraio, abbiamo perso il treno, quindi io credo che, visto che tra 6 giorni ne parleremo, si possa impegnare a dare un accenno di quando prevede di dare l'anticipo e ripeto, se sì, abbiamo ancora dei debiti. Allora, 10 giorni fa ho risposto alla stessa interpellanza sul Carnevale presentata dal consigliere Petersoni. Ho ribadito che effettivamente c'erano dei debiti legati a Nibac, alcuni sponsor che non hanno erogato quello che probabilmente avevano promesso insomma per la gestione del 2016, quindi la risposta che ho dato 10 giorni fa è la medesima che do oggi. Dico che il 30 ci sarà il piano finanziario per l'edizione 2017-2018, quindi una continuità diversa probabilmente rispetto all'anno su anno, e che le società carnevalesche avranno gli anticipi come avevano l'anno prima, a gennaio sicuramente, ma probabilmente anche a dicembre. Quindi dopodiché il 30 ci sarà un piano che, se vogliamo discuterlo qua, anticipiamo il consiglio del 30 novembre, ma non credo, perché visto che il 30 avremo le delibere, avremo tutti gli atti, avremo tutto un cronoprogramma, comunque non ci sarà l'anticipo a febbraio, l'anticipo sarà già nel mese di dicembre e anche nel mese di gennaio. Così magari ho dato già le tue risposte. Grazie, consigliere. Chiedo se ci sono delle altre interrogazioni. Volevo solo ricordare che la mia interrogazione dell'area industriale dismessa è stata depositata il 10 di ottobre, ormai sono 40 giorni. Non ho fretta, però no, facciamo passare 3 mesi.
No, allora, Mattarelli, allora, è scaduta una decina di giorni fa, so perfettamente, ho sollecitato la risposta perché è il mio compito e so per certo che nel giro di un paio di giorni vedremo la risposta. Quindi su questo le do la mia garanzia. Chiedo se c'è... Grazie. Chiedo se ci sono delle interrogazioni. Non c'è altro? La seduta è conclusa.